Oh, ragazzi, ciao a tutti. Oggi facciamo una chiacchierata sulle esche, però siccome le esche, tutti andiamo a pesca, quindi le esche le conosciamo tutti, no? Quello che interessa a me è vedere un attimino di fare chiarezza su alcune imprecisioni che si vedono e si sentono spesso e volentieri. Fare una chiacchierata anche su altri tipi di esca che magari vengono utilizzati meno e soprattutto fare una chiacchierata su magari qualche esca che non si conosce per niente. Perché c'è un'esca eccellente che diversi di noi conoscono, è un'esca generica che funziona in modo stratosferico, solo che magari è difficile da trovare. Quindi tratteremo l'argomento in modo un po' diverso dal solito, senza star lì a vedere come si fa con l'ago, col filo elastico, cioè lo sappiamo tutti queste cose, credo. Ormai c'è di tutto e di più. Secondo me è assolutamente inutile. Quello che invece è utile è il confronto, cioè ci sono persone più preparate, altre meno preparate, quindi si fa un confronto e domande specifiche. Ci sono delle persone che hanno delle curiosità, che hanno, fanno le domande e poi si va, ognuno per le proprie esperienze, insomma, a dare una, cercare di dare una risposta. Questo è un po' il significato anche di questo gruppo che si sta creando ed è quello di cercare di distribuire, insomma, la propria conoscenza, la propria esperienza con gli altri, senza come dicevo prima, senza invidie, senza nessun secondo fine, senza metterla mai sul personale, però deve essere sempre all'insegna di dare un contributo agli altri, che per tanti motivi magari ne sanno qualcosa in me, insomma. Ed è questo il significato vero che io sto cercando di dare a queste serate, a questo gruppo. Mi fa piacere perché ci sono stati diversi contatti, qualcuno che aveva voglia e desiderio di imparare a lanciare ha trovato un punto di riferimento, questo è successo già in diverse circostanze, qualcuno che magari si trova solo in un punto, cioè trova delle persone lì in zona con le quali si può andare a pesca assieme. Il significato vero è questo, non è quello di allargare il proprio cerchio di amici, di condividere le proprie esperienze, di cercare di migliorare tutti quanti. Questo non è sicuramente nato, come dice qualcuno, per mettersi in vetrina. Qualcuno si è messo a dire addirittura, che cazzo fa, va a parlare di surfcasting dalla Svizzera. Che cazzo c'entra? Io le cose che so le posso dire anche dalla Svizzera, non è che devo per forza trasferirmi in Sardegna e questo dà più valore o più peso alle cose che io posso dire. È come se la parola di Andrea, perché in Francia non potesse essere espressa, perché non è in Francia e non è in Italia. Che cazzo vuol dire? Ognuno di noi ha la sua esperienza e siccome l'abbiamo maturato migliaia di uscite a pesca, vuol dire è condivisibile. Per cui, ripeto, mai metterla sul personale, non ci sono attacchi, ci sono precisazioni che è giusto fare, ma iniziano e finiscono lì. Non ci sono attacchi per nessuno. Questo che sia sempre molto chiaro. Allora, vediamo un attimino di iniziare a parlare di esche. Perché allora, parlare di esche, intanto, ripeto, io faccio una carrellata di esche che qualcuno conosce, qualcuno confonde. Qualcuno non conosce magari per niente. Non mi metterò a parlare di sardine e di muggini perché sicuramente tutti quanti li utilizzate abbondantemente, sapete come fare un salsicciotto di sardine, un salsicciotto di muggine. So, prima era tutto più difficile perché non c'era il filo elastico, poi abbiamo scoperto il filo elastico. Il filo elastico fa miracoli.
secondo me, l'unica grande invenzione della pesca e la più importante in questi ultimi 30 anni, il filo elastico. Ora, qui vedete un'esca che a sinistra è tipica della Sardegna, ma non solo, ed è il cosiddetto tremuligione. Il tremuligione non è esattamente un'esca da surf, è più che altro un'esca da mare poco mosso, anche calmo, ed è un verme di fango, cioè è un verme che vive nelle lagune. Io l'ho trovato anche in Africa addirittura, in Guinea-Bissau. Quindi è un'esca che vive su terreni melmosi con del fango, dove si costruisce una tana con del muco che lui emette, ed è quel tubo che si vede. Dentro quel tubo, e poi è proprio la sua tana, dentro quel tubo c'è il verme, quello potete vedere in basso a... Metto il puntatore e lo vediamo subito, in basso sulla sinistra. Molti confondono questo, il tremuligione, con quest'altro verme. Questo è lo spirografo, che non ha niente a che vedere col tremuligione. Io anche da poco ho sentito parlare di esche, sentivo dire lo spirografo, il tremuligione o spirografo. No, lo spirografo cresce nei moli, nelle rocce, è un pesce che si ancora, è un verme che si ancora nelle rocce, nei moli manufatti, che ha un'infiorescenza, vedete, con la quale poi, dalla quale trae sia l'alimento che l'ossigeno del quale anche qui ha bisogno, ma non ha niente a che vedere con il tremuligione. Il tremuligione, lo vedete, non ha nessuna infiorescenza, addirittura ha due dentini che quando lo togliete fuori, quando lo togliete fuori dall'astuccio, questi due dentini, se lo lasciate fermo molto in mano, morde e pizzica, fa anche male, pizzica è forte. Quindi il tremuligione non ha niente a che vedere con lo spirografo. Sono due specie completamente diverse. Questo è lo spirografo, quindi ancora sulle rocce, sui moli, su manufatti in cemento, sott'acqua, e ha l'infiorescenza. Il tremuligione, invece, quello che vedete qui a sinistra, è un verme di fango che fa la sua tana sotto nei fondali fangosi. Costruisce proprio la sua tana con il suo muco e con altre sostanze che trova lì, e vive dentro questa tana che lui costruisce. Si raccoglie con la pala, in genere qui in Sardegna vengono fatti con la pala, ed è un verme di fango. Lo spirografo invece lo trovi così, ancorato proprio alla base su rocce o scogli, ed ha un'infiorescenza, ma non ha niente a che vedere con il tremuligione. Allora, il tremuligione funziona. Lo spirografo, io qualche volta l'ho anche usato per curiosità, non ci ho mai preso niente. Purtroppo non ci ho mai preso nulla. E questo è il primo chiarimento. Vedete, ancora uno spirografo. Andiamo avanti. Tutti quanti conoscete la seppia. La seppia è un ottimo un cefalopode, è un'ottima esca, soprattutto in condizioni di mare mosso, invernali. I cefalopodi non sono tutti uguali, tant'è che questo, per esempio, è un tottano. Quest'altro è un calamaro. Molti confondono il tottano e il calamaro. Allora, il tottano, come vedete, ha una pinnetta proprio in cima al corpo. Vedete? Ce l'ha proprio in cima. Mentre invece il calamaro ha le pinne, le due alette, vedete, che partono ben oltre la cima del corpo
e sono posizionate più o meno a metà corpo, a differenza, ripeto, del totano che invece li ha proprio in cima. Sono due specie, anche queste, completamente diverse. A sinistra il calamaro, a destra il totano. Allora, intanto, la prima differenza è nella stagionalità. Il calamaro per la deposizione si avvicina, arriva prevalentemente nei mesi invernali, da ottobre in poi. Il totano si avvicina, arriva per la deposizione invece nei mesi primaverili, quindi aprile, maggio, giugno. E già questo ci dà un'indicazione sull'utilizzo di questa esca. Attenzione, perché anche quando andate a comprarle, spesso e volentieri, se non li distinguete, e vi posso garantire che sono il 60% dei pescatori, non distingue le due specie, vanno al mercato e comprano totano al posto di calamaro. Anche il colore è diverso. Il totano è più marroncino, più scuro, il calamaro invece un po' più chiaro, con la pellicola esterna più trasparente, marroncino chiaro. E vengono confuse spesso e volentieri. Allora, una cosa è, noi li troviamo entrambi, sia d'inverno che d'estate, ma perché? Perché in barca, quando li vanno a pescare, li pescano anche in fondali, dove non ci sono problemi legati alla riproduzione. Noi questi due cefalopodi li ritroviamo a riva, invece, nei momenti della loro riproduzione. Quindi seppie e calamari li ritroviamo d'inverno. Il totano invece ce lo ritroviamo d'estate, primavera-estate. Quindi va da sé che se io devo andare a pescare d'inverno, io sconsiglio il totano, anche perché non è presente. Quindi siccome noi peschiamo a riva, non essendo presente, a parte che è diverso sia il gusto che la consistenza della carne, potremmo usarlo in primavera, per esempio, il totano, se proprio non troviamo calamaro. Ma altrimenti, se dobbiamo andare d'inverno, mare mossa, calamaro e seppia ancora meglio. Chiedo scusa, facciamo rientrare. Quindi sono due specie che vengono confuse spesso e volentieri. Quindi totano con le pinnette all'apice, calamaro con le pinne lungo il corpo, molto più diffusa. Altra esca poco conosciuta, è peraltro un'esca eccezionale, perché questa è un'esca veramente eccezionale, è l'olotturia, il cosiddetto cetriolo di mare, no? Che peraltro adesso è pure vietata. Si può ritrovare dopo le mareggiate, però non si può pescare, è vietata. L'otturia è, in pratica si presenta così, come un cetriolo marroncino. E come si usa l'otturia? L'otturia si taglia alle estremità come un cetriolo, poi si fa un taglio lungo la dorsale, cioè in tutta la sua lunghezza, e si apre. Poi, con un cucchiaio affilato, con un coltello, vedete l'olotturia aperta qui, tutta distesa, con un coltello o con un cucchiaio si preleva la pellicola che sta al suo interno. Vedete, viene raschiata proprio. È una pellicola bianca, un po' mucosa, rimane morbida all'inizio. In pratica questo è il corpo dell'olotturia, vedete sulla destra, dove è stata raschiata la pellicola, e questa mano sta tenendo, invece è la parte che a noi interessa da usare come esca. L'olotturia ha una caratteristica impressionante, cioè in mano, appena tolta, la tieni così ed è morbidissima, quasi si sfalda. Il momento in cui viene innescata, pochissimo filo elastico, sta in acqua e comincia a irrigidirsi in acqua. Diventa dura proprio. Più sta in acqua e più si irrigidisce. Addirittura diventa rigida come la seppia. E questa è un'esca fantastica per quanto concerne orate e saraghi. È prevalentemente proprio un'esca da grufolatori. È stata sempre poco usata, veniva molto usata in barca nei palamiti da saraghi e orate.
Però da terra è sempre stata poco usata perché è difficile reperirla. Adesso poi è pure vietato, quindi è ancora più difficile. Però è un'esca veramente impressionante per Saraghi e Orate. E la figata, se avete occasione di provarla o per chi l'ha già provata, è proprio quella del fatto che tu la inneschi ed è morbida, rimane gelatinosa. Quando la lancia va in acqua, più resta in acqua e più si indurisce, più si diventa rigida proprio, più rigida della sebbia per capirci. Quindi anche l'Holothuria è un'esca che noi a surf, se ci capita di doverlo usare, dovremmo poterlo usare perché alle prese con Saraghi e Orate è sicuramente migliore del Bibi, sicuramente. Bibi, che è questo, lo conoscete tutti. Mentre l'Holothuria cammina, si sposta, contraendo i propri muscoli e sta sempre in superficie. L'Holothuria cammina sulle alghe, cammina. Il Bibi invece lo troviamo sotto la sabbia, fa una tana, vedete, sotto la sabbia, da dove poi togli fuori il tubicino che usa per trovare l'alimento, insomma. Anche il Bibi è una forma di Holothuria, attenzione. All'interno, in pratica è una sacca il Bibi, poi non è una, ma sono sette. Però è tutto un insieme di sacche ripiene di un amminoacido che comunque attrae ed è molto catturante anche esso. Un po' con tutte le specie, però prevalentemente sempre Saraghi e Orate. Le Orate soprattutto, proprio perché si trova nei fondali sabbiosi e si trova una ventina di centimetri sotto la sabbia, perché c'è una tana che va sotto per 20 centimetri, ed è un'esca molto appetita. Questo è ottimo anche surgelato se abbiamo l'accortezza però di usarlo come l'Holothuria, cioè essendo anch'esso un olothuroide. Se quando è congelato è preferibile rivoltarlo, cioè prendere rivoltarlo proprio come un calzino. Quindi usando praticamente sul lamo all'esterno, la parte esterna dell'esca deve essere la parte interna delle sacche del Bibi. E così sicuramente è un'operazione che possiamo fare. Quella di rivoltarlo con un semplicissimo ago da innesco, una volta che è rivoltato lo leghiamo, deve essere un po' grandetto di misura il Bibi, almeno 15, 10, 15 centimetri, in modo da esserci un po' di spessore, ed è congelato, è un'esca comunque eccellente. Se lo rivoltiamo sicuramente molto meglio. Il granchio è un'altra di quelle esche che non tutti usano. Prima erano pochi quelli da utilizzare. Allora, questo è un granchio di roccia. Okay. Insomma, io sono del parere che il granchio, a parte che si può innescare in mille modi, questo era l'esempio più classico, no? Si toglievano le due zampette anteriori, le due posteriori, si faceva entrare il lamo dalla zampetta anteriore e le faceva uscire dalle posteriori. Questo è proprio l'innesco classico del lamo che usavamo noi. Però in effetti oggi col filo elastico è sufficiente. Il granchio di sabbia dietro ha due pinnette, no? Con le quali si nasconde sotto la sabbia. È sufficiente tagliarle le due pinnette, metterci anche un solo amo, puntandolo appena appena sul carapace e poi legarlo col filo elastico. Oggi il filo elastico veramente ha risolto un sacco di problemi, un po' con tutti gli inneschi. Poi ci sono i murici. Ora, i murici tutti quanti li conosciamo e tutti quanti sappiamo che cosa serve. È un'ottima esca per quanto concerne le orate, soprattutto di grossa taglia. Anche qualche sarago ci casca, però ci sono esche sicuramente migliori per il sarago, come lo stesso Bibi, insomma. Il murici è un pochettino selettivo, diciamo che saraghi molto grossi oppure l'orata. E orate anche di grosse dimensioni. Murici, una curiosità soprattutto per chi li mangia, per chi li usa come esca, diciamo che
può essere usato sia l'uno che l'altro. Quando però li vai a mangiare, guardate la differenza che c'è tra questo murice e questo murice. Sono murici tutti e due. Vedete che questo, questa è la punta, no? Del carapace del mugine, della conchiglia del mugine. Questa è la coda. Vedete com'è corta in questa specie di murice. E poi specie, la specie è la stessa. Vedete com'è corta. Vedete qui invece com'è lunga la codina. Allora, in pratica, questi murici sono quello a sinistra con la coda corta e più grosso rimane, è maschio. Questo a destra invece è la femminuccia, questa con la coda lunga e lunga. Quando andate a mangiare murici al ristorante, state attenti, perché il murice è veramente buono da mangiare e la femminuccia. Quindi questo a destra, questo che rimane più marroncino, più chiaro, con la coda lunga. L'altro invece, che è scuro, vedete, un verde scuro e c'è la coda tozza e corta, questo è un maschio, è da mangiare e... si può mangiare lo stesso, però rimane più bavoso, più duro, meno saporito. Mentre invece la femminuccia, questo qui, è quello che per i piatti da noi in Sardegna si usa tantissimo. È un piatto squisito, basta farlo lessi con molto sale, sono fantastici. E queste sono le femminucce, quelle da mangiare per noi come coperlo, e sicuramente la femminuccia è quella più apprezzabile. Io vi devo dire la sincera verità, a pesca li ho usati tutti e due, molto tutti e due, e non ho trovato grandi differenze. Il maschio rimane più grosso, la femminuccia rimane un pochettino più sottile. Diciamo che se di maschio ne metti due, di femminuccia ne metti 3-4, però non ho notato grandi differenze, per esempio, nelle catture, nella qualità delle catture. Poi il paguro, anche questa è un'altra esca eccellente. Sono esche poco usate perché non sono facilissime da reperire, a meno che non ci facciamo una passeggiata e sappiamo già dove beccarli. Però, per esempio, il paguro lo trovi nella prossimità di alghe, rocce, fondali molto bassi, dove si formano queste lagune in mezzo alle rocce, e lì li troviamo. Il paguro è un'ottima esca, per esempio. Come potete ben immaginare, è sempre un'esca che... sia l'orata sia i saraghi, perché anche il paguro è diretto prevalentemente a queste due specie, trovano regolarmente nel loro habitat. Quindi stiamo andando ad insidiarli e secondo me è sempre l'azione preferibile da fare. Stiamo andando ad insidiare le orate o i saraghi, anche in questo caso comunque in base alla dimensione dell'esca, la dimensione dell'esca è sempre legata alla dimensione più o meno della preda. Grande esca, bocca grande, vuole esca grande. Comunque, il paguro è un'esca che si trova, che loro trovano tranquillamente avvicinandosi a riva. Ed è un'ottima esca anche questa. Io ho avuto dei risultati eccellenti sia con il sale che con le orate. Il problema è che ne trovi sempre pochi, però lo si può trovare anche nel mercato ittico, in mezzo ai bocconi, in mezzo ce n'è sempre qualcuno. Si taglia il guscio, in pratica ne salta fuori un attrezzo del genere. L'innesco migliore è far entrare l'amo da dietro e farlo uscire in prossimità della testa, anche perché è una cosa che noi dobbiamo sempre avere a mente, è che in genere i pesci attaccano sempre, in casi come questo, per esempio, sempre dalla testa. Quindi il nostro amo deve uscire in prossimità della testa, perché è la prima cosa che poi aggredisce un eventuale predatore di questa esca, insomma. Anche questa è un'esca eccellente, poco diffusa, però io vi consiglio anche questo di provarla.
sono i fasolari. Fasolari è un'esca un po' di ripiego, che quando scarseggiano le altre esche può essere utilizzata in tanti modi, perché è grandetta come esca, può essere tagliata, può essere legata, può essere... Il fasolare è questo che ha, vedete, la conchiglia liscia, attenzione. Molti lo chiamano lingua rossa, però in effetti lingua rossa è questo, che è il classico cuore, no? Non è un fasolare. Diciamo che è meno pregiato sia per l'alimentazione umana e secondo me anche per i pesci, perché io qualche volta che questi li ho provati non ci ho mai preso niente. Sono molto simili, vedete? Però il fasolare è questo, con la conchiglia liscia. Questo invece con la conchiglia rugosa è il cuore. Poi c'è invece uno che è forse l'esca migliore per noi. Qui sono i tartufi di mare. Vedete le rigature che hanno, che non sono più in linea con la conchiglia dalla parte posteriore all'anteriore, ma sono trasversali. Questi sono i tartufi, sono probabilmente la specie più pregiata per l'alimentazione umana. Uso invece che sta crescendo in modo importante è quello del gambero. E in effetti il gambero è un'esca generica incredibile. Perché? Perché si presta ad essere innescato facilmente, si presta ad essere innescato col guscio, senza il guscio, comunque lo si faccia, va bene, funziona sia che lo compri surgelato, sia che lo compri dai pescherecci, anzi lì lo sconsiglio perché costa molto, però ecco, il gambero è una di quelle esche che veramente funziona un po' con tutte le specie e non dovrebbe mai mancare nella bustina dell'esca, perché è impressionante, funziona un po' con tutto. La dimensione non è importante, perché se ne fa uno o due inneschi, dipende da più è grandetto e più inneschi si possono fare, non è che bisogna per forza utilizzarlo intero. Ed è un'esca molto gradita un po' da tutti i pesci, sia dall'orato, sia dal sarago, sia dalla spigo, sia dall'ombrino. No, è veramente un'esca incredibile, comodissima, soprattutto perché può essere usato benissimo surgelato e non cambia nulla. Ce ne sono diversi tipi, io preferisco questi rossi, però non ho notato grandi differenze, anche con quei classici, vedete, questi sono i classici gamberetti da scoglio, no? Che possono anche essere grandi, possono arrivare a 10 cm, quindi grossi. E questi con un guadino di notte si possono fare tranquillamente, si vedono gli occhietti rossi nei moli, con un guadino si rastia, se ne fanno quanti se ne vogliono. E anche qui io non ho notato grandi differenze tra questi e questi, però il classico gamberetto di scoglio, per esempio, noi lo usavamo per le spigole, e devo dire che con un gamberetto piccolino di 4 cm, tutto intero, innescato per la coda, in modo che rimanga vivo. Noi ci abbiamo fatto spigole da paura, però non si presta ad essere lanciato. Quindi per lanciarlo devi innescarlo sino ad arrivare quasi alla testa e poi legarlo col filo elastico. E allora si presta. Si presta e può essere lanciato tranquillamente. E il gamberetto o il gambero è una di quelle esche che secondo me dovremmo sempre avere nel bagaglio dell'esca, sempre. Qui invece... questa è un'esca che invece pochissimi conoscono. Allora, questa si chiama corbola. Se state attenti, vedete che sembra una cicala, però che somiglia a un grillo talpa, per capirci. Ha una chela grande, vedete. E questa è, secondo me, io andrei a pescare solamente con questa. Questa è, a mio parere, l'esca migliore che puoi trovare. Questa è veramente un potere catturante impressionante.
E la conoscono in pochissimi. Perché? Perché è difficile da reperire. Allora, la corbola è una specie che si trova vicino tra le lagune e la sabbia. C'è in certe spiagge dove, per esempio, dietro magari c'è una laguna, allora la trovi anche in quella spiaggia, però vive sotto la sabbia. Vedete, fa una tana proprio sotto la sabbia. In condizioni di bassa marea esce. Allora, in condizioni di bassa marea e con la pala si fanno, si possono fare, se ne fanno anche numero discreto. Io, per esempio, in Sardegna queste le ho usate molto quando però andavamo nella costa est, perché un posto dove le trovavo sempre e sapevo che lì c'erano è, per esempio, la zona di Tortoli, quindi metà costa est, spiaggia con uscite di fiumiciattoli, roba del genere, lì le ho sempre fatte. Tant'è che una mezz'oretta me la dedicavo a farmi questa esca. Questa esca è impressionante. Con questa cicatura, i saraghi, le orate, le mormore grosse, ma mormore grosse però da chilo, le ombrine, per catturare qualsiasi cosa. È un'esca che si trova molto, questa, molto facilmente, nell'Adriatico settentrionale, quindi tutta la zona di Chioggia, Venezia, queste. Questa esca si trova, è molto diffusa lì, più che da noi in Sardegna. E infatti probabilmente i pescatori no, della parte settentrionale dell'Atlantico la conoscono bene. Allora, le fanno anche qualche volta con le turbosoffianti, quando vanno a catturare canolicchi, bibbi, no? Chiedo scusa, faccio entrare Tommaso Giardino. Allora, le recuperano anche con le turbosoffianti, però ha un difetto questa esca. Dura poco, la devi tenere dentro l'acqua di mare, dura poco e poi si sfascia subito. Non si scioglie proprio. Cioè, anche quando è morta, per esempio, il gamberetto lo puoi usare, il gambero lo puoi usare. Questa qui, quando è morta, si scioglie. L'interno resta poco e niente, quindi è un'esca che va fatta al momento. Se no, bisogna comprarla se si trova in buone condizioni, metterla con un ossigenatore. E questa è un'esca veramente fantastica. Vedete, è difficile da trovare. Esce bassa marea, dalla sabbia si fa le tane sotto la sabbia ed è veramente difficile. Adesso questo lo conoscete? Questi sono quelli che si chiamano, questa più che altro è una curiosità, sono gli orchi di Santa Lucia. In pratica molti pensavano che fosse una limatura di una conchiglia che si usano per fare gioielli, si usano per fare. E invece no. Questo è il tappo di questa conchiglia. Vedete? Allora, anche questa esiste in Sardegna, si trova al mercato ittico, in mezzo ai bocconi, in mezzo. Anche questa è un'esca eccellente, anche perché è grossa questa. L'occhio di Santa Lucia è una conchiglia che può arrivare anche a 10 centimetri di diametro, quindi. Ne salta fuori un'esca fantastica, anche in questa, sempre mirata prevalentemente a saraghi e orate. Allora, c'è una cosa che dovete sempre tenere presente. Tutte le esche che vengono insidiate in base alle capacità e alle caratteristiche alimentari dei pesci. Per esempio, le orate sono quelle che spaccano i murici e quindi se lo mangiano, le orate spaccano le cozze, le orate spaccano tutto quello che è conchiglia e quindi se li mangiano tranquillamente. Anche i saraghi grossi riescono in quest'opera, anche loro si cibano di conchiglie, di cozze, di tutto quello che trovano in prossimità delle rocce perché loro lì hanno le tane. Capita anche
Può anche capitare di prendere, che so, con dei bocconi una spigola, però è un evento veramente casuale, perché la spigola, essendo un predatore, è chiaro che preferisce ed è meno sospettosa davanti, che so, ad una seppia, una trancia di mungine, quindi altro pesce. Quindi queste sono le distinzioni da fare con l'esca e soprattutto la cosa che vi invito a fare è cercare proprio queste esche che sono poco diffuse e provarle. Vedrete che vi daranno ottimi risultati. Per il resto, io direi che è il caso che iniziamo perché a fare quello che serve è. Diciamo che è fare domande e vedere un attimino che cosa voi avete. Buonasera, scusate il ritardo. Ok, Tommaso, ciao Tommaso. Così riusciamo intanto a cominciare a indirizzare l'obiettivo, perché io credo che ognuno di voi abbia conoscenze, esperienze diverse e anche esigenze diverse, il fatto di conoscenza di esche e di chiarimenti. Io adesso vi levo il mute a tutti, così uno alla volta, come al solito. La Corpora, quanti di voi la conoscono? Non si sente, Marco. Ragazzi, chiacchiera su in casa, si muti da solo. Domande. Quella che dicevi prima era la dubbicola prima quella data bene, giusto? Non ho capito. La prima che hai parlato della Sardegna è la dubbicola. Quella che vendono in cartella col giornale. Tremulingione. Tremulingione. Allora, non esiste io non sono mai riuscito a trovare una traduzione scientifica di quel cazzo di verme. Punto. Lo so, però io quando stavo in Sardegna chiamavano Dubbigola. No, no, si chiama Tremulino. Lo spirografo. Non è lo spirografo. Come? Secondo me però c'è manca un'esca, l'occhio di canna, almeno qui nel Lazio si chiama così. E in italiano? Mangetto. Il cappuccetto, la seppia piccolina. Non è seppia, non è seppia. Che poi è seppia, esatto, è la... come si chiama? Una sorta di... È un calamaro, polipo, non si è simile al calamaro, però c'ha gli occhi molto grandi. È un polipo. Il cappuccetto io non l'ho messo. Il cappuccetto. È un'esca comunque sia che non trovi a rifo. È un'esca che trovo in pescheria, soprattutto, ma viene fatto nei fondali, tant'è. Il fatto che sia piccolino, che gli abbia gli occhi grandi grandi, è il chiaro esempio che gli serve vedere bene in profondità. È come il moscardino, per esempio. Il moscardino è una specie di polpo, per esempio, con una sola fila di tentacoli. Però noi il polpo lo possiamo... Lo possiamo anche usare, ma sicuramente funziona con le murene. Punto. Io non ci ho mai preso altro. Il polpo è proprio l'essere classica per la murena. Se uno vuole andare a insidiare la murena, col polpo la insidia, sicuramente. Però io non ci ho mai preso nulla. Nei misti d'estate in diurna per le orate. Io non ci ho mai preso... Non, vabbè che non lo uso, preferisco usare... D'estate io... Preferisco usare il bibi, preferisco usare cioè esche più che mi allargano un pochettino il tiro, insomma.
d'estate poi, sai, vai a prendere, non è che le orate le prendi prevalentemente, almeno da noi in provincia di Cagliari, per esempio, prevalentemente di giorno e non solo. Quindi, con mare calmo, eh. Quindi di notte già te ne vai a mormo, che sicuramente di notte crescono di taglia. Io, per esempio, non sono preferisco usare i bibetti dove ci prendo sia la mormora grossa, la selezioni subito, mentre con la renicola prendi qualsiasi mormora, anche quella da 5 cm. Con il bibetto, se non rimani accidentalmente incastrata, prendi mormore da 7, 6, 8, 1 kg. Noi facevamo mormore di questa stazza al Poetto, dove ce n'è poco per da sempre, insomma. Quindi ognuno fa delle scelte, insomma, io quello che interessa è che un BB, per esempio, già allarga il raggio d'azione rispetto, che so, a un murice o un boccone, chiamatelo come volete, cambia, allarga il raggio d'azione, perché quello, se non è un'orata, per sbaglio un sarago con la bocca molto grande, quindi deve essere anche un saragone, si limita a queste due specie, insomma, l'utilizzo prevalente è già molto specifica, mentre invece un bibbi allarghi un pochino. Puoi prendere dal mormorone grosso all'orata al sarago e ci casca pure la spigola. Ma è un po' come il cannolicchio, per esempio. D'estate, io quando andavo a pesca usavo cannoligioni, per esempio, e cannolicchi. Io cannolicchio l'ho sempre usato e ci ho sempre preso tutto, dalla... Mi è capitata anche la spigola sul cannolicchio, però apparentemente mormore. Da noi parecchie volte arriva la spigola sul cannolicchio. Sì, io preferisco d'estate usare per mirare, colpire la mormora. Se però arriva l'orata, la mangia lo stesso. Se arriva una spigola per caso e gli piace, mangia. Quindi preferisco aumentare un po', siccome non abbiamo punti di riferimento. D'estate, parliamoci chiaro, non abbiamo le onde che ci dicono, dobbiamo andare un pochino alla, così, all'avventura, sotto video. E per cui preferisco usare un range un pochettino più largo, ma questa è una mia intenzione, basta. Comunque Marco, col moscardino io l'ho usato e ci ho fatto qualche spigola. Perché? Ti dico questo, perché una volta... Unendo una spigola, ho aperto la pancia e mi è uscito un polipo. Ho detto, sul fondale sabbioso, quindi non sul misto, io lo uso e qualche cattura l'ho fatta col moscardino, di spigole. Io una cosa so, la spigola, tutto quello che è pesce, comunque è un predatore. Anche i topi, per questo si mangia anche i topi. Come il serra, insomma, però una spigola, la spigola è un predatore, aggredisce per due motivi, è per territorialità e per fame, proprio perché è un predatore. Quindi la spigola la prendi anche a spinning, per esempio, e non è questa la conocchia, è proprio lì, è la territorialità, la competizione. Allora, per la mia esperienza io ti dico che le spigole grosse si comportano, diciamo, da grufolatore quando sono nel periodo di accoppiamento, perché tendono a non cacciare e si accontentano del boccone facile, tra virgolette. Lo deve avere di fronte, quando cammina per deporre lo deve avere lì, sì. No, anche perché loro, siccome devono deporre, non sprecano energia nelle cacce, quindi... si prendono con le scamotta più facilmente in quel periodo. È vero. Ora, domande sulle esche. Tenete presente una cosa subito, per questo noi parliamo di surf casting. Il surf casting, io ho sempre detto una cosa: le onde sono degli alleati per loro. Io avevo una domanda, la pongo a te Marco e agli altri. Personalmente è un qualcosa che non faccio e che non ho mai fatto. La prima domanda è se scegliete la tipologia di esca
in funzione della tempistica della battuta, nel senso che so che c'è chi inizia sistematicamente sempre e solo con gli anellidi per aumentare per consistenza e volume, io qualcosa che non faccio mai. E poi l'altra cosa, vi lascio rispondere a questa, poi vi pongo l'altra domanda. Io personalmente no, io quando vado a fare la battuta sul casting le esche principali sono il cannolicchio, bibi di coffa e a volte i calamari quelli piccoli piccoli, ma sono proprio calamaretti piccoli, sono Aberdeen 2-0, bon, parto con quello e basta, niente anellidi. Mi sono espresso male, per anellidi includo anche tutto ciò che è bivalve o comunque sia esca non pura, tipo seppia, tipo gambero, tipo trancio di muggine o tra di sardine e scoprendo. C'è chi inizia giustamente con bibi, canolicchio e poi progressivamente aumenta per volume e consistenza. Per volume e consistenza ci metto al limite doppio canolicchio, triplo, nel senso quando c'è tanta corrente e ti accorgi che te lo sbriciola, aumento la quantità dell'esca più che cambiando, mettendocela più dura, via, più rigida, più tosta. Io per dirvela tutta ho tendenza a fare il contrario, nel senso che ho tendenza a iniziare con le esche più pesanti, sì. Io sono legato forse per il lancio alla distanza, uso le esche più pesanti sul primo canale oppure in mezzo due frangenti. E cerco le esche un po' più leggere per raggiungere la distanza più per andare a cercare l'ultimo frangente. Però è un discorso legato più che altro per raggiungere il posto di pesca. Non credo tu abbia problemi per raggiungere l'ultimo frangente, Roberto. Bene, ho capito. Sì. Vedo che più o meno la ragioniamo più in termini di settore di condizione che non di tipo di esca per iniziare. Allora, un discorso un po' assurdo, non lo saprei cosa ne pensavate. Però c'è anche un'altra cosa. Per esempio, se uno conosce bene gli spot dove va a pesca, sta bene, per esempio, che nel nord Sardegna il cannolicchio va benissimo. Quindi uno inizia con quello e vede dove si tratta, insomma. Perché? Perché è un'esca che veramente funziona in modo egregio, contrariamente ad altre zone dove invece tu ci butti il cannolicchio e non te lo caga manco di strisce. Ora, io non so se questo sia legato alla presenza dei cannolicchi sul posto. Secondo me sì. E non... Anche secondo me. Cioè. Anche secondo me è successo, sai cosa? A me mi succede, per esempio, con i bibi. La pesca, diciamo, estiva. Ci sono degli spot dove paga molto e degli spot dove non paga per niente. Anche io mi sono spiegato che magari la presenza, diciamo, naturale di queste esche, quegli spot tendono a far sì che i pesci le mangino con più disinvoltura, insomma, più con tranquillità, senza fare essere sospettosi su un'esca che magari non trovano di solito lì. È lo stesso problema che abbiamo noi. Io, per esempio, se vado a Cagliari, il cannolicchio non lo uso, perché al Poeto prima ce n'erano e funzionava. Adesso per trovare cannolicchi, che so, al Poeto, al Giorgino, devi fare 500 metri, se no non riesci a trovare. Mentre invece i bibi stanno sotto la sabbia, ma li trovi, sono più profondi però. Però per esempio i bibetti al Poeto funzionano, i cannolicchi un po' meno, per dire la sincera verità. E la stessa cosa mi capita a Giorgino invece, che è una spiaggia figua, a qualche chilometro, a Giorgino invece, che è la stessa esposizione, se è addirittura a fondale più basso, il cannolicchio ancora funziona meglio che al Poeto, per esempio. Quindi l'uso dell'esca, soprattutto con condizioni, attenzione, di mare poco mosso, è legato anche a... C'è chi ha, ragazzi, Galaxy. Allora, l'utilizzo dell'esca è anche legato allo spot dove noi andiamo. Per esempio, il discorso dei murici, dei bocconi, non è che funzionano dappertutto, funzionano dove sicuramente nelle vicinanze ci sono delle rocce, ma se noi andiamo in una spiaggia di 8 km, ci mettiamo dove non ci sono secche, non ci sono rocce, vicino non c'è niente,
Non è sicuramente l'esca che funziona meglio, sicuramente un bibi funziona meglio del muri, cioè. Quindi anche l'esca va organizzata in base anche ai posti dove poi andiamo a pescare, perché quell'esca può essere un discorso a parte. Per esempio, io la uso poco o niente, la renicola si trova dappertutto. Non è che quindi funziona dappertutto perché si trova. Gli anelli di genere, io per esempio anelli di non ne uso di tanti tipi, c'è gente che va pazza per l'americano. Oh, io l'americano a me non è mai piaciuto, ma non so, non... è chiaro che ci catturo poco, se non lo uso non catturo pesci, perché per catturarci pesci lo devi usare quell'esca. Bisogna crederci nell'esca, Marco, secondo me. Sì. Se non ci credi è un casino. Allora, muriddu, attenzione, muriddu, no, americano, tremo, tutto quello che io non li uso. Quindi è chiaro che non ce li prendo i pesci io con quelle esche. Non li uso. E a me personalmente l'americano l'ho trovato né più né meno a livello di tante altre esche, insomma. Non ho mai... l'esempio dove mi mangiava l'americano e non mi mangiava, che so, il tremoligione o il cannolicchio. Io non ho mai avuto quell'esempio che mi abbia convinto. Discorso diverso la renicola: se ci sono mormori è una calamita, ma lo vedi subito. Però, ma se tu vai con l'americano, non è che l'americano sia questa grande calamita. Poi ripeto, questo è dovuto molto al fatto che io l'ho sempre usato poco. E ogni volta che lo guardo storto, cioè non ci vado molto d'accordo io con quell'esca, ma questa è una scelta mia. Però. Io se vado con mare mosso, io mi porto 4 esche, io mi porto la seppia, quella non manca mai, il gambero non manca mai, poi mi porto 2 cefali, per esempio la sardina la uso poco e niente. Non è un'esca che utilizzo con continuità, anche perché si scioglie troppo molto. Preferisco usare, che so, un trancetto, un pezzettino di cefalo, anziché usare la sardina. Mi fa lo stesso lavoro, Mi fa lo stesso lavoro, con la differenza che la parte finale della coda la uso per fare trancettini piccoli, che mi durano anche più della sardina, e la parte grossa la uso per fare trancioni. Un pezzettino di poliestirolo dentro, come volete, al di là dell'innesco, poi di come intendiamo farlo lavorare. Però io esco e me ne porto sempre abbastanza poca pesca e cerco di, in base ai posti anche dove va, so che lì funziona il cannolicchio, qualche mazzo me lo porto. Se però so già in partenza che allora riduco pure io il pacco esche. Tanto quello che conta è la condizione. È il punto in cui ti metti, poche storie, perché in presenza di forti correnti, di forte schiuma, di i pesci, se vogliono mangiare anche loro devono perdere un pochino della loro diffidenza, perché se vanno non è che possono andare come, che so, l'orata a mare calmo, che lo assaggio 20 volte quell'esca prima di lasciarci. A mare calmo lo può fare, a mare mosso non lo può fare. A mare mosso, se gli capita qualcosa in mezzo alle mascelle, lo deve far fuori. Quindi perdono diffidenza e noi siamo avvantaggiati. E tutto il mio ragionamento va in quella direzione, insomma. Quindi io la penso così. Andrea, volevi fare un'altra domanda? Che parte preferita della seppia? La domanda ha un senso, perché poi vi dirò quale parte preferisco io e perché. Allora, io del mantello. Ho mare mosso d'inverno e il mantello a strisce, in assoluto, anche perché è molto spessa come, a differenza del calamaro, per esempio, che è sottile dalla pelle. Invece la carne della seppia è spessa. E quindi mi dà una possibilità di innesco incredibile. La posso innescare tipo verme con lago,
con due giri di filo elastico, la posso innescare attorno all'amo se l'amo è grosso, lo posso usare come voglio, posso presentarla al pesce in mille modi la seppia. Io per esempio, Marco, la seppia la lasci così oppure la batti un po'? Io la lascio così. Io la apro, la taglio e la innesco. Lasciandoci anche la pelle o la togli? No, la lascio. Io la pelle la tolgo. No, io la lascio. Non ho visto nessuna differenza. Molte volte surgelata la pelle gliela tolgo prima per semplicità, ma funziona uguale. Surgelata. C'avevo una volta, un inverno, c'era questo sacchetto di seppia che entrava ogni fine settimana dal frigo, entrava e usciva. La risurgelavo nuovamente, entrava e usciva. Alla fine puzzava da fare schifo. Cazzo, se c'era un pesce lo prendevo lo stesso. Ti ho visto pescare una settimana intera a Muravera con un calamaro. Pescare però, non facendo finta, pescare. Vi ho posto la domanda del che parte per vita della seppia, perché le soddisfazioni più interessanti le ha avute con i tentacoli della seppia. Innescate come un verme. Sì. O a esse, come diceva Marco, o come un verme. Ma sfilato dalla bocca, rilanciato, sfilato dalla bocca, rilanciato, sfilato dalla bocca, rilanciato. Una cosa ha detto di vero Tommaso, nell'esse bisogna. Perché, per esempio, per me innescare il tentacolo, il mantello, beh, non cambia nulla. Io nella seppia ho la massima fiducia, comunque. Nel totano, per esempio, sarà un caso, io non ho mai avuto una grande fiducia e purtroppo a volte ho trovato solamente quello, l'ho usato e non ci ho fatto un cazzo. Forse per i discorsi dicevi anche te, perché il totano comunque è un'esca, è un, insomma, un cefalopode di profondità. Sì, però magari se uno ha fiducia, sai, gli mette anche un po' di amore quando lo innesco. Può essere, ti manca la cosa, il placebo, no? Che sei sicuro che funziona, li metti. Allora, tenete presente che, ripeto ancora una volta, quello che io vi posso dire sulla mia esperienza serve per riflettere, non è che funziona così. Però una cosa sono d'accordo, sul fatto che bisogna avere fiducia in quell'esca. Questo sì, io in questa seppia che toglievo dal friggere, la rimettevo e la ritoglievo, cioè avrei voluto che non finisse mai, era un seppione enorme, ma l'avrò usato 10 volte, 8 volte, sempre più puzzolente, e più diventava puzzolente più catturava sta cazzo di seppia. Cioè, veramente. Però è anche una questione di fiducia, è molto una questione di fiducia. Per esempio, io anelli di tre, io ne uso poco, perché al di là del costo, insomma, è proprio un... Io preferisco usare la seppia in mille modi. Uso, per esempio, volentieri il canolicchio, anche perché se sono belli, io canolicchi ne compro 4-5 mazzi, me li porto a pesca, quelli che mi avanzano l'indomani ci faccio pure la pasta asciutta. Non è che finisce tutto in bocca al pesce. Se invece a me mi avanzano i tremuligioni, me li faccio in pacchi, perché non è che me li posso mangiare, penso. E invece, il canolicchio, cazzo, me lo faccio, mi faccio una bella spaghettata. I bibi li surgelo. Quindi anelli, io sono sempre un po' così. Mi ricordo tantissimi anni fa portarono il murido, minchia, che cazzo, siamo tutti pazzi per il murido, perché io sempre ci ho pescato sempre poca gente con questo cazzo di anelli, né? Non ho mai visto belle cose io fatte col murido. Mentre invece molti utilizzano l'americano e ci pescano, ma perché lo usano. Però non ho mai avuto una bella conferma io sull'americano che mi facesse cambiare idea, ecco, questo sì. Io allora posso dirti che l'americano l'ho usato e l'ho uso, anche
se adesso molto meno, perché americani che trovi sono lunghi 10 centimetri, ma quando si trovavano gli americani che erano 25-30 centimetri e mezzo, i primi che arrivarono veniva chiamato canadese, non so se ti ricordi, e non, neanche stava nei scatoletti, li vendevano scusi e ti mettevano un'erba insieme, è un po' d'acqua di mare. E quella era un'esca pure da serpe, perché l'americana è 30 centimetri e ti viene, eh? Sì. Poi una cosa, volevo sapere se voi ci avete mai trovato la differenza. Su, se quando, qui succede spesso, se vai a un paesetto e non le trovi fresche e prendi quelle trattate, stessa cosa col gambero, sembra che c'è un pezzo di polisterolo, cioè nessuno lo fila. Tra il gambero che puzza d'ammoniaca. Come li prendo direttamente? Vabbè, però è successo. Sì. Allora, il gambero ha un problema, in effetti. Andrebbe surgelato fresco, perché ha una produzione di azoto molto elevata. Quello che tu senti, quella puzza di ammoniaca che si sente, è proprio la produzione di azoto che nel gambero è elevatissima. E quindi si sfascia subito. In pratica si sfascia subito, cioè si trasforma subito in acidi, gas, si rovina. Io preferisco, che so, farmi un giro al mercato ittico, comprarmi anche i gamberetti di scoglio, per esempio, vivi, e poi me li surgelo. Non fanno in tempo a produrre moltissimo azoto e quindi a puzzare. Perché effettivamente io, sì, questo l'ho notato, io la seppia che ho comprato, per intenderci, impacchettata nei surgelati, no, per capirci, a me non è funzionato benissimo. Difatti è quello che dicevo io. Vai al mercato, la seta, te ne prendi due, una te la surgeli, per esempio, quella è fantastica. Anche i cannolicchi funziona così, quelli comprati al negozio del surgelato non ho mai avuto chissà che risultati. Poi che per non morire va legato con gli elastici, no, va stretto, come se fosse sotto la sabbia. Sì. Altrimenti si apre, si sfascia subito, il cannolicchio muore subito, mentre invece se lo tieni, lo metti in frigo, ti tiene 3-4 giorni vivo. E poi io non lo surgelo, per esempio, la carne è troppo delicata quando è surgelato, bisognerebbe metterlo in soluzione salina, saturato, mezzo puttana, che cazzo me lo fa fare per un mazzo di cannolicchio, lo trovo. Ma senti, io ho provato sia la soluzione satura e rimane più turgido, diciamo, quando lo vai a prendere, no? Quasi innaturale. Ho notato che risultano molto più naturali se li metti già di sottovuoto. Io ho comprato la macchietta in sottovuoto, li metto, vivi, li levo l'aria sottovuoto e li schiocco in freezer. Allora quando li riapri sono come quando ce l'hai messi. Confermo, Tommy, anch'io sottovuoto, anche i biboni. Sì, sì, anche i biboni. I biboni sono i cartoni che si disidratano. E allora, i biboni non mi crea problemi, io me li divido, quelli grossi soprattutto compro per surgelare, li surgelo senza metterli sottovuoto e poi li rivolto tanto, non mi crea problemi. Il cannolicchio invece non mi piace surgelato, devo essere sincero. Cannolicchio, se c'è, lo uso vivo, altrimenti non lo suggero. Ripeto, mi faccio una bella spaghettata, mi piacciono molto i cannolicchi. però non li surgelo. Mentre invece, ecco, esche che uso surgelate sono i bibi, sicuramente, la seppia, il calamaro. Questi li uso surgelati. Ma non sono molte le esche che uso surgelate, anche perché se le metto a surgelare le uso poi in emergenza, per esempio voglio uscire alle 9 di sera, c'è una bella condizione, mi piace, mi tolgo fuori la seppia dal freezer e vado. Se poi trovo qualcos'altro, bene, altrimenti mi basta andare con la seppia. Come si dice, con la seppia nasarda per spinimare tutto il mondo, eh sì. Ci fai gli inneschi che vuoi, io ci ho preso anche mormore io con la seppia. Quindi... Comunque il problema qui a Roma è spesso che pure se vai ai mercati trovi le seppie decongelate e i gamberi decongelati. Guarda,
tante volte è veramente difficile. La seppia viva lo vedi subito, perché tu la tocchi, rimane un giorno viva, la tocchi e cambia colore subito, micidiale, come il calamaro, la stessa cosa. Poi, sì, sì, ma il pesce è voluto, insomma, i calamari, i soldi distinguono quelli freschi e quelli che sono freschi, e via dicendo. Un'altra cosa che può essere spunto di discussione, non diciamo in piana mareggiata, ma diciamo verso la scaduta, chi è che de voi usa innesti doppi? Tipo, a me succede spesso e faccio cannolicchio e granchio insieme, tutto sullo stesso terminale, eh? Io posso usare il bibi con la coda, quindi magari quando prendo l'americano sulla scaduta anche avanzata metto prima il bibi. Sì, sì, bibi americano, bibi americano e cannolicchio. Sì. Cannolicchio a fasolare. Ci credo abbastanza io, per i pinneschi. Scusate, non ho capito. Sullo stesso terminale o sullo stesso amo? Sullo stesso amo. Sullo amo e terminale, okay. Stessa cosa. Okay. Io stesso no. Anche cannolicchio e granchio. Da provare. Anche a vivo sembra che come si muove, soprattutto no, vivo la vola, quelli piccolini di sabbia. Granchio un po' più grosso. Sembra che se sta a mangiare un cannolicchio, cioè vedi sto granchio e si porta presso un cannolicchio. E spesso e volentieri ci ho fatto bei pesci. Più naturale sembra, insomma. Da provare. Io volevo fare anche una domanda a Tommaso. Quando dice pestare la seppia, ma per ammorbidirla un po' come si fa con la carne o per quale motivo? No, perché per esempio quando vanno a pesca a bollentino, anche con le seppie, ma anche con calamari, ma lo fanno anche con le seppie, lo battono per aumentare gli umori, l'odore della carne, quindi per rendere più attirante, diciamo, a livello di odore. E tu lo batti? No, io non lo faccio, okay, come okay. Fatto, però ho chiesto se c'era qualcuno che lo faceva. Ok, okay. Sì, io lo faccio e funziona. È meglio, è battuta, Sebastiano. Rilascia più odori. Battuta vuol dire proprio colpesta carne? No, no, basta una pietra. Okay. Okay. Asfascia un po', insomma. Sì, è molto più catturante. Specialmente la striscia di seppia, battuta. Poi dipende sempre che dalla seppia che si va in... Perché se sono seppioline piccole io tolgo l'osso e innesco tutto. Però se sono seppie già da mezzo chilo, qua le strisce. Grazie. Questa è una cosa, io non l'ho mai fatto, per esempio, però potrebbe essere giusto. No, io ti posso dire che funziona, Marco. No, ma il ragionamento è giusto. Ti ammorbidisce e rilascia più odori in acqua. Sì, sì, no. E poi una cosa che faccio è tolgo la pelle, non so, scusate, io sono ho avuto una telefonata che non potevo non rispondere, però sono entrato nel discorso perché bene o male ho un po' capito. No, io la pelle me ne può fregare di meno, però in effetti sta storia del batterla magari con una pietra può essere interessante, in effetti può essere interessante. Io ci ho trovato, ho catturato in questo modo. Anche perché le grosse seppie, cioè quando passa da mezzo chilo in poi, è grossa proprio il petto, parliamo della busta. Quindi, lasciandolo un pochettino, il manto, sì. Io quando vado a comprare la seppia deve essere una mano all'incirca, che è come spessore, come l'ideale per gli anni, dall'uno a salire, insomma. No, io purtroppo me le pesco, non ne vado a comprare. Io me le pesco e me le conservo. Devo andare pure a pescare l'esso, già. Ma siamo sempre su quel discorso, io sto a 300 metri dal mare, quindi quando da noi ci sono le sciroccate, che abbiamo un centimetro d'onda, mare incollato, che è prevalentemente buono per la seppia, allora me ne vado a edging, anche perché mi piace mangiarle, fare la pasta col nero, non so se voi la fate. Quindi, e più mi faccio l'esca, perché gli devo dare, qua le vendono a 20 euro al chilo,
se non prende quelle atlantiche costano di meno, ma quando vai da Rigattiere a 20 euro al chilo li vendo. No, io ripeto, una mano, però andarci a pesca, io poi quando esco vado uno o due giorni a pesca, spesso anche due notti intere faccio. Se poi devo andare pure la notte ancora prima a pescarmi, per mia altra cosa vado, però in effetti se uno ha la possibilità di farlo, pescarsi l'esca è la cosa migliore, secondo me. Sei sicuro che viene da è fresca e sicuramente viene dalla zona. No, ma io ci faccio perché mi piace pure, come a volte ho 2-3 ore di tempo, non è che vado a montare canne. Mi prendo la cannetta, mi faccio due tiri, e spesso e volentieri uno o due secchi li prendo. Capita nel suo periodo di riproduzione che scendono a terra, perché da noi ci sono, da settembre fino a un certo periodo ci sono quelle piccole, e quelle io me le prendo e le innesco sane sul 3-0, sul 4-0. Poi da dicembre, così gennaio fino a tutto marzo, c'è la stagione produttiva, c'è non riesce a fare i costi, però va proprio perché le buttano a 10 metri da terra, quindi diventa anche problematica pescarle e andare a pesca. Posso fare una domanda? Sì. Mi sentite? Sì, sì. Innanzitutto saluto a tutti, vi ringrazio per la disponibilità che mi date. Io vi sto seguendo già da un po', quando in differita naturalmente, perché non ho avuto sempre il tempo di seguirvi. Niente, forse per l'esca è una delle poche cose che posso partecipare attivamente, perché per il resto non ho altro avuto che imparare dalle vostre esperienze. Io sono Luca e vivo nella zona di Sant'Antioco, sono di Cagliari ma vivo qua. Niente, io volevo fare dire qualcosa sia sulle lotulie e forse dare un consiglio sul discorso del paguro. Allora, io le lotulie, è vero che le hanno per normativa, ora non si può più pescare, però voglio dire, se uno ne prende uno o due non ci dovrebbe essere assolutamente problema. È stata vietata in Italia perché era nato un commercio sotto banco di questa cosa, ma non dovuta agli italiani. Io non le apro come le rotulie, come le stavi descrivendo tu, Marco. Io le apro, cioè mi rimango, praticamente io prendo una taglierina, non gli taglio la pelle di netto, la faccio uscire tipo Bibi. Mi rimane integra. Però una domanda, e mi viene questo dubbio, io ci ho sempre pescato e ho anche avuto discreti risultati, anche buoni. È meglio innescarla come la innesco io, come Bibi, che rimane tipo un Bibi, o rivoltarla come il Bibi? Il risultato è quello, uguale. Perché io, lasciandola così intera, è bellissima. Oltretutto che poi la rotulia, come la seppia, la puoi congelare più volte, è dura. E quindi di solito quando le procuro o me le faccio procurare, poi vi spiego il perché me le faccio procurare, me ne faccio sempre una cinquantina, me le conservo. Adesso vi faccio Luca, questo numero. Luca, sì. Siamo registrati, stai attento a quello che dici. Beh, ma io ne prendo una oggi, una domani, io sì, okay. Ci sto molto attento. Le trovi fuori naturalmente, fuori dalla mareggiata, ecco. Certo. No, vabbè, ma adesso poi vi spiego. Magari quando... Poi niente, questo mio pensiero mi è venuto perché ho dato che Marco stava parlando anche dei Bibi rivoltati, ho pensato che magari anche la lotulia lavorasse meglio in quel modo lì. E niente, poi io ho la fortuna di lavorare in un porto, quindi ho a che fare con i pescatori spesso. Per quanto riguarda il paguro, io l'ho conosciuto qua quando mi sono trasferito, perché li conoscevo piccoli, poi li ho scoperti che diventavano grandi anche come una mano. Sì. E lì la prima volta che li ho visti ho detto, ma cos'è una ragosta questa cosa?
invece erano proprio i paguri. Lì poi ho, su alcuni filmati che avevo visto, ho visto che ci pescavano bene. Niente, io li ordino dai pescatori proprio, vado lì e dico: ascolta, quando c'è qualche paguro, soprattutto quelli che li pescano, che pescano con le nasse, riesco a prendere sia qualche paguro o sia i murici. E quindi secondo me, se posso dare, chi ha la possibilità questo, di poter frequentare un porto o conosce qualche pescatore che pesca a nasse, è molto facile reperirli in quel senso. E di solito li congelo anche, me ne faccio portare lì un paio di buste, perché quando fanno ananas se ne fanno parecchi di questi cosi qua. Me li congelo anche quelli. Anche perché dove sono io, negozi di pesca, a meno che non, quando non scendo a Cagliari riesco a reperire un po' di esca, qui te la devi un po' procurare. Quindi ho la fortuna che nella laguna vicino a, cioè a Sant'Antioco, molte cose riesco a reperirle, questa è una grande, e niente, era l'unica cosa che magari potevo darvi consiglio. Tre muligioni anche, ma la tutto. Sai Marco, che io a Sant'Antioco non so neanche come riuscire a farli questi, perché essendo molto autodidatta devo dire che quando ho iniziato a pescare a surf casting ho fatto i miei primi 3 anni sturrando, cioè non ho pescato praticamente nulla, lo ammetto, cioè ho cominciato a pescare quando, siccome sono uno abbastanza caparbio, quando ho deciso che dovevo studiare, e allora, perché ho capito che nessuno mi avrebbe regalato niente, per quello adesso sto sfruttando la vostra esperienza. E allora ho deciso di comprare questo libro qua. Non lo conosciamo. ho incominciato a prendere qualche pesciolino. Mi sono anche tolto qualche soddisfazione. Però dopo ci ho messo, per cominciare a togliere qualche pesce, ci ho messo più di 3 anni. Perché, vabbè, lo sapete perché, quindi non è che devo stare lì a spiegare. Mentre che per l'esca sono riuscito a avere più... Anche lì, perché comunque tra costi e reperirle difficile, mi sono dovuto inventare le cose, insomma. Allora, ti do un consiglio. In laguna ci sono i tremurigioni, però devi andare in zona fangosa con la pala. Affondare la pala a 20 cm e toglierla fuori. Se... togli il fango e se li trovi a mazzi. Ah. Sì. Li trovi proprio a colonie, quindi in zone ne trovi 100 e in altre zone niente. Però se tanto, se riesci a vederlo, li vedi tutti i buchettini. Tant'è vero che in laguna con maschera è perché lo vedono, capito? In 2 metri d'acqua vedono i buchettini, ci infilano la pala e tolgono fuori. Ogni pala sono 100, 200. Devo farmi un giro, perché io praticamente vivo prima di Sant'Antico, sai dove? Prima dell'Istimo, a 5 secondi dalla laguna. Quindi sì. Devo ispezionarla un po'. Vedrai sempre che c'è qualcuno lì che sta frugando quando c'è la bassa marea. Ne vedi spesso di gente. E vedo molti arsellatori. Quelle faccio anche io, quelle poi. È curiosare, perché ci sono anche tremurigioni lì, oltre a quelli che fanno. Proverò. Lo so, perché c'avevo un amico che li faceva lì. C'è stato un periodo in cui non ce n'erano allo stagno di Cagliari, a Santa Gilla, e andavano a fare Sant'Antioco. Quindi sono. Li facevano, però quelli sono professionisti, fanno solo quelli. Però sarebbe bello imparare, perché qui io una volta girando nella spiaggia sotto Calasetta ho visto parecchi bibi, poi io in un video su YouTube che è stato tolto, oltretutto ho capito come li fanno. Insomma, qui c'ho tante possibilità per fare tutte le esche che hai detto tu, Marco. Niente, non ho compagni di pesca, quello mi manca, infatti vado da solo. Io vado, il 90% delle mie uscite
le faccio da solo, o comunque questo è solo un periodo che ero un po' fermo, un po' molto per motivi di lavoro, quindi non ho potuto diciamo frequentare, tranne che comunque mi interesso, guardo, curioso, non ho mai fatto gare perché non mi piace, io la prendo molto più alla sfida con me stesso, e quindi però apprezzo perché dagli altri ho imparato tante cose, quindi non... sono comunque, diciamo che sono dei buoni pescatori nella tua zona, ci sono, perché io adesso ce ne sono diversi, ma sono distribuiti tra Gonnese, Grese, Scarbone, queste zone, c'è qualche buon pescatore, ce ne sono alcuni anche bravi, però secondo me, io adesso non so, a Sant'Antioco c'era, allora Porto Scuso sicuramente c'era Antonello e Tina che avevano il negozio, sono due ragazzi d'oro, non so se ce l'abbiano più, adesso da molto che non li vedo, che non bazzi con quella zona. Però secondo me si trova qualche contatto di zona, perché lì non sono tanti, però sono tutti quanti, fanno un po' di agonismo per stare assieme, capito? Però c'è qualche buon pescatore invece. Ma ci muoviamo, dai, per vedere cosa... Perché... Enrico Uzzeri non è di Carbonia, mi pare. Enrico mi pare che di là. No. C'è una cosa che non ho capito, come fai a sfilare l'ottoria intera? Perché io l'ho usata, però le aprivo e mettevo su una tavoletta con due chiodi e la raschiavo. Guarda, ti faccio il video e dopo un po' di allenamento ci ho preso talmente la mano che riesco a aprire tipo, mi rimane tipo fico d'India, cioè intero, integra. Ci vuole l'occhio, poi devi essere veloce perché l'olotulia poi si rigidisce, diventa durissima, quindi appena vedi la pelle gli fai il taglio, infili le dita e si scolla in un attimo, ma se sbagli e diventa dura ci devi buttare tutto, è meglio che la butti. Il coltello con il cucchiaio affilato da un lato lo facevamo, però si fa in fretta, una volta che ci prendi la mano il chiodo, basta uno il chiodo, basta che la fissi da una parte e poi... Sì, infatti, noi facciamo così, però mi incuriosiva quest'altro sistema, non mi hai mai visto qua, mai sentito. La parte interna, appunto. Se però lui ti può dare una dritta su quello, serve a tutti. Se io non la conosco, come non ci ho neanche mai provato a toglierla intera. Ve lo faccio un video, ve lo faccio vedere. Volentieri. Ha a che fare con i pescatori, i gamberetti, i gamberi. E c'è il signore qua all'ingresso di Sant'Antioco che li tiene vivi, i gamberi vivi, quelli che di porto. Scusa, Però quelli non li ho mai usati, perché ho detto, ma se li innesco questi quando lanci, io non sono un lanciatore, quindi lo ammetto. No, ci sono quelli che spazza, no? Lo puoi anche mettere intero, quelli più grandi li tagli e fai due inneschi, ma per esempio quelli così li metti interi, cioè sarà un gamberetto di 5 cm, 7 cm, lo metti intero, gli dai due giri per lanciarlo, con la bolognese lo usi innescato sulla codina e rimane vivo. A surf lo ammazzi perché lo inneschi con l'ago, fai uscire l'amo sotto la testa, sotto mezzo alle zampette per intenderci, sotto la testa. Ti dai due giri di filo elastico e funziona uguale, funziona su gelato, vivo, comunque funziona. Ma poi anche laguna, non è che li vai a comprare, vai di notte con la pila e vedi tutti i puntini rossi, c'erano gli occhietti rossi. Tutti gli occhietti, sì. E vedi tutti gli occhietti, poi una tirata di copo, di guadino a maglia stretta, sai quanti ne prendi. Sì, sì, ma qui c'è tanta gente che si aggiusta così. E poi le bottiglie, no? Prendi, tagli la bottiglia, la giri e fai tipo Nassa, la leghi in modo che il tappo rimanga verso l'interno, ci metti un pezzo di sabbia, quello che ti capita, lo leghi e lo sbatti lì, vai dopo due giorni la trovi piena di gamberetti. Ah, questa allora, la devo provare. Sei un istigatore al bracconaggio.
No, vabbè, una NASA si può tenere, quindi è regolare. Allora, noi la NASA è consentita. Le spighe d'estate alla scarpa. Allora, non so se nascondavamo o il giunco fatto a mazzetti, in mezzo ci fanno tutti i gabinetti, no? Oppure con le bottiglie girate a metà con un pezzo di sardina legata, poi noi sapevamo dove erano, andavamo con lo spago, toglievamo la bottiglia e trovavamo 3, 4, 5 gamberetti. Se dalle nostre parti nei fiumi, la fascina, come dici te, ce la calano dentro insieme all'interiora del pollo di Strapavì, lo mettono nel fiume e si riempie di anguille. Allora, in questo modo sono tante. Per esempio, noi le seppie, quando nel porto c'erano, anziché ci sono gli affari per battere le imbarcazioni, ci sono quei cilindri, no? Ma prima c'erano i copertoni d'auto. C'erano i copertoni in modo che le barche non toccassero sul cemento. Sollevavi il copertone, veloce, dentro ci trovavi due o tre ghiozzi, poi innescavi, levavi il ghiozzo dalla branca alla bocca, vivo, con un pezzo di canna qualsiasi, te lo trascinavi e ci facevi le seppie. Cioè, avevo degli amici che se ci arrivano i mugini vivi, questi erano bravi, erano, andavano lì con un guadino e ne facevano 5 kg in 4-4 ore. Però, insomma, ci vuole una certa manualità, però chi ha la fortuna di abitare vicino a laguna, porto, roba del genere, riesca a se la fa, cazzo. Vicino per farmi i muginetti quando mi servono. C'ho il posto, la sera prima vado, track, da 7, 8, 10. Non è neanche bisogno dell'ossigenatore. No, io ci metto anche l'ossigenatore, qui sono sicuro che campano bene. Luca, che è vicino, si prepara una gabbietta, chiamiamola così, ci tiene i mugini, ci tiene gabberetti, ci tiene tutto. Li mette in acqua. Lo nasconde, se lo segnala, lo sa solamente lui, non deve farsi vedere. Quando deve andare a pesca, va lì, si prende un, due muginetti, i gabbietti, e però che cazzo gliene frega. Non ha mica bisogno di congelarli lui. Se abita veramente vicino alla laguna e ha dei posti dove si può nascondere le trappole, fatta, va lì per prendere le schionate, deve solamente tirarli su. Una figata. Beh, ammetto di vivere in un posto abbastanza bello, cioè se ce l'ho veramente a 5 minuti da casa. Non è molto battuto, è un altro vantaggio, non è come Cagliari, sgamano subito, lì non è molto battuto, quindi puoi nasconderti la roba, puoi andare a prenderla quando devi andare a pesca. Cos'è una figata? Che cazzo vai a comprare l'esca? Vai lì, prendi, vado a comprare l'esca, vai, tiri su, recuperi quello che ci serve e te ne va. Una figata. Ma guarda, mi hai rincuorato, perché sai che io, a parte che non ero un po' fermo, cioè sono andato svariate volte. Io faccio anche rock fishing nel periodo dei dentici, perché so che qua dietro qualcosa di interessante passa, infatti c'è la doppia attrezzatura, una per la spiaggia, una per rock fishing, che poi diciamola tutto, per rock fishing devi avere un'attrezzatura simile a quella del surf casting, solo usando i vecchi mulinelli o 498 oppure i famosi Mitchell, quelli lì, oppure gli altri, però per la spiaggia è tutt'altro naturalmente. La mia pecca è che vado sempre solo, perché effettivamente non ho mai trovato qua qualcuno che facesse proprio surf casting, per come mi era stato inculcato a me. Io sono nato da amici che mi hanno portato da Luca Toni, infatti io sono conosciuto a lui, e lì poi è nata questa passione per questa sfida con una sfida con me stesso, cioè io da solo quando vado è proprio una sfida con me stesso, devo riuscire a trovare il posto, inverno, a capire, inverno, non è, cioè... ti conviene metterti d'accordo con qualcuno di Cagliari, scendi a Cagliari, poi
scompettare in alto, cioè o costa ovest o costa est, o in modo da girare anche un po', perché anche quello è l'aspetto bello della pesca, scopri un sacco di posti nuovi. Molto sì, sì, ma infatti i miei amici me lo dicono sempre, mi scocciano parecchio perché me lo dicono, mi chiamano spessissimo, dai andiamo, adesso mi ha un po' ultimamente, per colpa del lockdown, ho avuto più tempo per dedicare a me e naturalmente ci vuole poco poi a uno a ritornargli la fiamma dentro, quindi... Se ti metti d'accordo con altri che... magari vanno da Cagliari, hai la possibilità di girarti un po' tutta la strada. Beh sì, certo, proverò a fare... Non è un problema. Si tratta solamente di avere poi la possibilità di spostarsi, di non avere impegni di lavoro, di spostarsi, di potersi spostare 2 giorni, capito? E molti poi quando partono da Cagliari fanno tutta la notte, rientrano l'indomani all'ora di pranzo, cioè far combaciare un po' di cose. Però il bello del surf è anche quello, è quello dal viaggio a quando arrivi in spiaggia, ad avere un gruppo di amici con i quali stai bene e ti trovi bene, perché andare da soli è bello, però non è la stessa cosa. Andare con amici. È sempre un altro, insomma, c'è tutta un'atmosfera diversa. Poi diventa... certo, è così. Quando fa freddo e comincia a vedere che il pesce scarseggia, c'è di fuoco, una picchettata, 4 barzellette, cioè diventa tutto un altro fascino. Un po' di mirto. Fatti dire dal Picchianti, Mirto e File Perru, l'inverno, che ci tengono caldi. Ho fatto anche di quelle cose. Confermo. Io sono contro tutte le estremizzazioni. C'era Sandro, per esempio, lui era un estremista del surf. Vai a accendere il fuoco. Sì, quando c'è pesce sei in movimento, vabbè, ma quando magari arrivi, cominci a pescare, poi smetti e cominci a cambiare strategie e vedi che non funziona, ti sposti e non funziona. Allora lì l'estremizzazione va un po' a farsi benedire, Poi bisogna stare anche bene con gli amici, insomma. Quindi a me piaceva tutto, dal viaggio alla, per me era un'avventura, qualsiasi tutto di sé, cioè io... Marco, il fuoco ti vizia, ti devi forgiare nel carattere. Forgiato. No, io volevo dire una cosa a Luca. Ovviamente poi andare a pescare a surf da soli, ok, si può pensare. Andare a fare rock fishing da solo è impossibile, perché non avere neppure uno che ti raffia il pesce, che te lo incoppa, diventa difficilissimo. Guarda, ti rispondo, quando ho iniziato, cioè, io ho avuto bravi maestri in questo senso, perché a rock fishing ho avuto delle persone che, come gli esperti, naturalmente un po' come tutti, il mio primo pesce grosso ero solo, l'ho preso da solo. Poi il più grande che ho preso l'ha incoppato mia moglie, perché mia moglie, fortuna vuole che gli piace a venire a pescare con me, quindi è lei la mia compagna di pesca, solo che e adesso allora non sei solo con mia figlia, però adesso che abbiamo la nostra figlia, adesso sta crescendo anche lei, però capisci che con una bambina piccola è più impegnativa la questione. Però no, fortunatamente con mia moglie mi ha fatto compagnia tante volte a pesca. Ma lei ama a prescindere che vado in scogliera, che vado in spiaggia. Lei basta che andiamo, non gliene frega niente. Bello. Tante volte mi ha aiutato parecchio. Capito, Roberto? Hai capito? Ho capito.
Non tutti hanno questa fortuna comunque. Infatti. Ma mia moglie è figlia di un pescatore professionista, quindi è abituata a queste cose. Ah, ecco. Allora è avvezzata. Guarda, la prima infatti volta che ho portato a pesca mia moglie, che eravamo ragazzi, c'era una spiaggetta bellissima, Manuele lo sa, praticamente era uno scapicollo che si, in mezzo a delle rocce, veramente bello anche dal punto di vista, diciamo, poetico, sentimentale. Per portarci che romanticone ha pensato. Sì. Ho portato tutto, c'avevo due frigo per mangiare perché poi ti fa sta bene, la tendina, il sacco a pelo. Arrivo, scarico tutto, non riesco a trovare il frigo delle esche. Ho detto, ma il frigo delle esche? Gli ho detto, no, quello piccolino l'ho lasciato, tanto abbiamo questo grande. Cazzato come una bestia. Mortacci! Immagino, No, calcola che non c'ho avuto neanche la cosa di andare a comprare le esche là vicino. Ho preso e sono tornato a casa. Stavo talmente incazzato. Ma a prendere le esche o se sono andati a casa e basta? No, no, siamo tornati a casa e basta. No, ma era un viaggio, Da me erano 260 chilometri. Boia. No, 220 chilometri. Arriva lì. Quindi lo fa sabato e domenica, ho organizzato, cioè, ho portato il mondo. E poi niente. Io... comunque sono belle queste cose quando succedono agli altri. E quando succedono a te un po' meno. Ne sapevo qualcosa. Sono talmente fuori che non ho neanche mai pensato di andare a prendere le esche là vicino sul posto. Un cazzo sopra tutto, in quel momento non si vede più un cazzo. Sì, mi si è proprio chiuso, visto quando si chiude... uguale. Comunque io, mia moglie a pesca, bah, 30 anni, forse una o due volte, ma non è roba, perché quando andiamo c'è freddo, cioè finché è d'estate ancora, vai in spiaggia, cioè si sta bene, di notte, ma d'inverno, ragazzi, è difficile. Però sulla riva del Ticino ti ci viene, giorno però. Appunto. Poi non è mia moglie. No. Mia moglie ormai sa che sono 12 anni che sono divorziato. Ah, come non detto, fatto una gaffe. No, è giusto una con cui mi vedo ogni tanto, ma ne ho già... non è facile, una volta che uno impara come me a vivere da solo. Come stavo bene da solo a pesca, e poi sai, non è facile, ti alzi la mattina, lo ricordo che mi gira attorno il gatto, a lui lo permetto, quando comincio a vedere gente che mi gira attorno in casa comincio a nervosirmi subito io. No, sono diventato una sociale sotto quell'aspetto, mi piace stare in compagnia. Però la mattina quando mi sveglio non voglio rompere di coglioni là attorno, perché è un difetto, eh. È un difetto, non sono più abituato, ho perso l'abitudine. Però so, trovare una compagna che poi gli piace anche andare a pesca è una figata. Non sono molto d'accordo, comunque buonasera a tutti. Ciao, ho fatto delle donne pesca. Non è proprio il top per me. Salve, caro. Ciao, Tommà. Ciao, Robè. Saluto a tutti quelli che mi conoscono e quelli che non mi conoscono. Guarda. Io mi è capitato una volta di portare la mia compagna a pesca su dai parti di Montalto. Voleva fare una giornata, andiamo al mare, tu scusami a pesca, insomma. Voleva vedere che io andavo al mare, tornavo abbronzato, lei lavorava in picci, già me la tengo pure io. A me sta cosa mannaggia, e donne sono separate. Allora ho detto di vabbè, andiamo. Siamo partiti presto, siamo andati su a Montalto, ho fatto tipo un'alzataccia, quella tipo andiamo per l'albeggio o poco dopo, e, insomma, viene, contrattiamo, partiamo di verso i 6. Quindi alzati verso i 5, 4, 5 e mezza già sarà stranita.
mi annavo, si è fatta una mezza pendica a macchia, poi io l'ho portata a Montalto, lì ai Murelle, e praticamente siamo stati a pesca dalla mattina fino a Calasole. Lei era devastata, non vedo l'ora di tornare a casa, e da quel giorno non mi ha più chiesto di venire più. Quindi ho tagliato la testa al toro così, ho fatto subito una grande quantitativa di pesca, adesso dico, me la faccio o vai da solo, e ho tagliato la testa al toro, non ho più problemi, ormai vado, dico io vado, ciao, sì sì, ciao, ciao, sei venuto stasera, e se ne parla. No, hai ma capito, capisco, no? Pure chi magari con condivide la passione con la moglie, la compagna, la fidanzata, c'ho anche amici che insomma gli piace, uniscono l'utile al dilettevole. Però, per esempio, per me la pesca è una cosa che deve essere uno di quelli, degli hobby che uno deve avere, per lo meno come vedo io, è personale, cioè tu hai due spazi, ti piace fare le cose tue, la pesca è una cosa mia, e quando una devate un pochetto il cervello, staccata da un po' tutto, mi vado o da solo, o uno o due amici in spiaggia, si sentivo messaggi, ciao ciao, come va, come non va, ragazzi, torna, magna, liscia, quello che è, però tu a casa, un giro per i cavoli tuoi, io per i miei. Però, dopo, perché per staccare è una cosa che non ce la faccio, è una cosa che deve essere separata per me. Poi ognuno la vive in modo diverso, visto questo ragazzo qui, insomma, sardo, visto che fa volentieri, condivide tutto con la moglie, quindi io non ce la farei dopo un po'. Ma forse mi passerebbe la voglia di andare a pesca, cambierei sport, troverei qualcosa che lei non potrebbe fare, e allora mi butterei su altro, insomma. Ma guarda, io ti racconto la mia, perché io mi trovo benissimo con mia moglie, perché è una grande compagna, perché lei non si stanca. Io mi ricordo una volta, quando stavo provando salute e saliga sotto Porto Scuso, che quella la guardavo da lontano, perché quando sono venuto qua esploravo la zona e avevo visto questa spiaggia, l'ho scoperta così, perché non esisteva ancora Google Earth, insomma ero curioso, e vedevo sta punta lontanissima, e senza sapere che c'è una strada che passa da dietro, su Monte Saliga, sono partito, è una spiaggia molto lunga, sono partito, cioè, dalla scogliera, me la sono fatta tutta a piedi, la prima volta sono andato da solo, e la seconda volta sono tornato con mia moglie che usciva dal lavoro. Però lei gli piace, anzi, quando io magari mi distraevo, no, guarda che di controllare quella, mi scocciavo in questo senso. Non mi ha mai creato un problema. Questo naturalmente è una cosa diversa, andare con la propria compagna o, come dite voi, con gli amici. Con gli amici c'è un'altra ambientazione, è diverso. Come andare completamente da solo è un'altra cosa ancora. Da solo è più pesante, perché nel senso che quando vado da solo magari la pescata la concentro più breve, a meno che non stai proprio, non ti arrivano pesci uno dietro l'altro, allora va bene. Che non capita spessissimo, quindi quel problema ce l'abbiamo poco, le solite pescate lunghe da soli. Ma ogni tanto, guarda, quello che mi ha caratterizzato è la curiosità. Adesso da poco ho provato un altro posto qua vicino, spiaggia bassa con l'uscita del fiume. Ogni tanto cambio, perché non mi piace pescare sempre nei soliti posti, devo cercare di migliorare. E poi vi dirò un'altra cosa: quando avete fatto la diretta, che poi ho seguito dopo, che Marco spiegava i settori, le correnti, io quel ragionamento, sempre dopo che ho letto il libro, che ho cominciato a capire qualcosa, l'ho applicato anche quando vado in scogliera, la stessa identica cosa, tanto è vero che la postazione che ho trovato poi l'altro giorno, riflettendo in determinate condizioni di mare, ho detto porca puttana, ecco perché funziona, capito, in quelle condizioni lì, perché dove vado io è simile alla spiaggia, quel tratto di scogliera, cioè punte e anse, e quindi con quel mare con cui vado io rende particolarmente bene in determinate condizioni, e mi sono reso conto che era praticamente identico. Da lì che poi ho capito altre cose dopo, cioè mi piace molto seguire gli altri. Poi mi piace molto questa cosa, perché nasce una discussione,
molto approfondita, voglio dire, molto, molto amichevole, mi sembra. Sì, poi nascono le cose, un po' come tutte, ma uno io cerco di vedere le cose positive in tutte le cose. Poi voglio dire, c'è tutto da imparare. Dio grazie che nasce una cosa così, perché poi andare a cercare, quando ho imparato, per modo di dire, lo dico chiaramente, un po' a lanciare il ground, perché mi ero comprato un filmato dove c'era Polcher che spiegava, poi dopo mille tentativi, ma forse di più, forse lo riesco a fare un pochino, con la paura di sbagliare. E una volta, due volte sono andato a fare quelle mezze giornate per cercare di correggere qualcosa. Ma tuttora io, quando provo a fare un lancio simile, che non è una cosa chissà che, ho proprio dentro di me un po' la paura di approcciarmi correttamente, perché naturalmente non essendo appoggiato da persone esperte che lo sanno fare, devi andare un po' a piccoli passi, e quello però ci provi, te ne rendi conto che è sempre quell'arma in più che ti manca, magari tu ti vuoi arrivarci e se ti manca quello sei sempre limitato. Invece da solo è complicato, L'unica cosa che penso che ti potrà consigliare Roberto, ora consiglio chiunque, io personalmente da quando ho cominciato e tuttora mi ci sto a dedicare, cerca sempre di migliorare per cercare di raggiungere un obiettivo decente. Da solo la cosa principale da fare, magari rompi scatole, è fare i video. Te devi filmare in continuazione, ogni lancio deve essere filmato e ti devi riguardare i movimenti che fai, perché soltanto riguardandoti riesci a capire se hai sbagliato, se non hai sbagliato, perché a sensazioni nel lancio devo dare sensazione, ma poi non riesci a capire, è talmente rapido, lo fa talmente in modo naturale e meccanico il movimento che tu assimavi, giusto, sbagliato, e non riesci a capire se dove hai sbagliato e cosa corregge. Quindi il video, ti fai video col telefono, con la GoPro, insomma, magari stai in spiaggia, pianti un picchetto, stai al prato, è l'unica soluzione per cercare di migliorare, magari da solo, che tu guardi i video dell'altro cercando di imitare. Se tu riguardi i tuoi video e cercando di capire dove hai sbagliato, allora puoi provare a modificare, a migliorare, che purtroppo se stai da solo e non c'è nessuno che ti aiuta più bravo di te, uno in qualche modo si deve pur organizzare. Hai vista là? Sì. Quando abbiamo parlato di lancio. Sì, le ho viste tutte. Le ho viste. Guarda, tu guardati bene le spiegazioni di Roberto e dai punti di riferimento. Sono quelli che in genere ci mancano. Nelle sue spiegazioni ti dà tutti i punti. Cosa devi fare col braccio a destra, cosa devi fare col braccio sinistro, anche col ground, in che posizione devi avere le braccia, ti dà tutti i punti di riferimento. Nella partenza, il braccio a destra, sul ginocchio a destra, cioè ti dà i punti di riferimento. Fai piano, ti dà i punti di riferimento. Però molto bella quella serata sui lanci, proprio perché ti fa vedere da zero tutti i punti di riferimento, che sono quelli che nessuno ha, perché uno che non sa lanciare punti di riferimento non ne ha, uno che sa lanciare magari ce li ha pure sbagliati, che è peggio. Quello lì è la peggio cosa, quando si prende i vizi, è come quando uno impara quando uno si diletta a giocare a tennis, uguale, prende dei vizi che non ti levi più. Invece lo macchinizzi, lo assimili, capito? Quindi poi dopo cercare di ripartire da zero e correggere, ma cambiamo, e diventa ancora più complicato. Infatti all'inizio bisognerebbe sempre cercare di iniziare con qualcuno che ti segue. Poi la foga di iniziare, perché vedi, fai, io pure personalmente ho iniziato cercando un po' da rabattame, poi piano piano ho capito, mi sono diciamo, fatto correggere, poi nell'arco degli anni ti appoggi una persona, poi trovi che ti appoggi un'altra persona, vedo gli ultimi anni andando al campo con Roberto, vedo, ti fai spiegare, stai lì, discuti, lanci te, lancio io ti guardo a te, insomma c'è un modo di progredire, Roberto c'è poco da progredire, insomma, però comunque i ragazzi ci alleniamo, è un... Uno ti guarda, dice, no, come hai visto? Insomma, hai anticipato, hai aspettato troppo, sei incollato. Quindi, ovviamente, stai in compagnia, a parte che fai un po' come la pesca,
cioè ti diverti, ti passa meglio, e poi comunque è un allenamento di squadra a quel punto, cioè con chiunque condivide il campo ci sta il piacere, per chi condivide il campo un lancio, se per sé ti aiuta e ti fa aiutare, quindi comunque è una crescita non solo tu, sì, ma anche di chi ha lanciato con te, perché comunque io correggo te e tu correggi me, anche se magari uno è molto più bravo dell'altro, ma pure quello che magari non riesce a ottenere risultati magari da grande campione, però comunque frequentando il campo, lanciando, parlando sempre di scuola, dall'esterno ti può far vedere e ti può dire degli errori che tu dall'interno non vedi, se nel caso non te puoi filmare. Perché io dico, vedo magari loro, beh, anticipato troppo, l'hai perso un po' il piombo, che lì prendi una fase del lancio, non riesci spesso a metabolizzare. Magari hai capito che vedi che non ti è piaciuto, però da capire, da vedere una differenza fra capire che il lancio non è bello, a capire realmente quello che hai sbagliato, se c'è qualche dono lì per lì che ti dice, guarda, hai tagliato, hai girato male, hai spianato poco la canna, sono cose che ti aiutano quando c'è qualcuno a fianco che lì per lì te lo dice, altrimenti ti fai video, però è una procedura più lunga, perché ti fai il video, poi ti metti lì a riguardare il video fra un lancio e l'altro, magari mettete un slow motion per cercare di capire quei passaggi, che tutto insieme va tutto in una frazione del secondo, il tempo che tu parti in giri. Ma il problema è che a lui, perché già in Sardegna di campi non ce n'è, lui proprio vicino non c'è nessuno. Io mi ricordo quando sono venuto su a Macchiareddu, poi hanno torto, però perlomeno prima poi quello del Cagliari. Però voglio, l'unica cosa che può fare lui, secondo me, è avvantaggiato, perché poi va con la moglie. Si fa fare i filmati in slow motion, se è possibile, o anche normali, dalla moglie, li trasmette. Sì. Dopodiché noi prendiamo la sera, io li passo a Roberto. Guarda, io mi sono fatto filmare. Ce l'ho anche un filmato al rallentatore, magari ve lo giro. Girami. Poi dopodiché, fuori onda, diciamo così, no? Fuori onda, comincia a vedere un pochettino che cosa c'è da cambiare. Quello si può fare, però effettivamente lui ha un problema. Non è cazzo di... non è che si... Yeah, lo capisco. Allora, lì effettivamente non c'è nessuno. Quindi per lui è difficile, veramente. Tieni presente che è a circa 60-70 km da Cagliari, ed è, c'è anche poca gente che va a pesca, figurati gente che va a lanciare. Beh, da questo punto di vista la Sardegna è un po' dispersiva come persone. Sono mille. È facile. Considera che è la regione italiana che ha più costi in assoluto, perché la Sicilia ne ha 1.400-1.500, la Sardegna ha 1.840 km di coste. Ed è dispersiva, in effetti. Però, soprattutto come cultura di surf casting e lancio, la sua zona è la più sfigata, tra virgolette. Perché effettivamente lì, cioè, lanciatori non ce n'è. C'è qualcuno che un pochino si arrabatta, però non ce n'è. Che zona sta precisamente lui? Su al nord? No, sud-ovest, Sant'Antioco. Dove c'è l'isola di Carloforte, sulla terraferma però. Sì, ho capito. Perché uno magari, perché pure lì, da quando hanno torto il campo federale dei Macchiareddu, il movimento un pochino si è ammosciato, io avevo un po' di amici che lanciavano, che ancora lanciano magari, però ovviamente avendo tolto il campo non si fanno più quelle gare, tutte quelle persone un po' chi ha mollato, chi ha venduto attrezzatura. Non vanno a 2-2, 3-3, capito? Uno si dovrebbe organizzare, magari uno dice, magari invece le fatte 100 km vanno a pesca, te ne fai 50, dicevo, oggi famo una giornata, si organizza, si va la mattina, uno si porta, si fa una sbraciata, insomma, alla fine si può occupare la giornata anche facendo una giornata di campo e non di pesca. Vediamo cosa riesce, qualcuno lo sento io durante la settimana sempre, quindi magari si riesce a organizzare qualcosa, però effettivamente è un pochettino più difficile. Diverso è già se sei a Cagliari, da Cagliari ti sposti, insomma.
anche perché poi tu, per da dove abita lui, non è che puoi prendere e salire a Oristano, faccio un esempio, devi tornare verso Cagliari e poi, cioè, devi fare 60 km in più, a merda per quello, è proprio sì. Per... cioè, è un casino. È proprio un posto, da lì andare, cioè andare a Oristano ti devi fare, cioè, 70 km, perché devi tornare a Cagliari e poi da lì partire per Oristano. Sì, te lo del culo, che giochi con tutta quattro da scemi, poi ti rivala a salì. Sì, però lui da lì può andare, per esempio, Iglesias, Arbus, quelle zone sono tutto sommato abbordabili ancora, nonostante sia un po' di merda, però. Può ancora tentare, insomma, lì. Quando comincia ad arrivare Iglesias più su, lì già qualcuno c'è. Comunque, ragazzi, le esche. Esche sono, secondo me, un argomento, molti danno un'importanza miracolosa a quell'esca o a quell'altra. Io no, devo dire la verità. Diciamo che molto dipende da quello che trovi sul posto, se sei uno attento, o da quello che sai che funziona in quella spiaggia. Le esche funzionano prevalentemente così: non esiste l'esca che funziona per tutto, non esiste l'esca miracolosa, non esiste. Ci sono delle specie, tipo il paguro, per esempio, dove devi anche sceglierti la posizione. Lo stesso vale per l'Oroturia, lo stesso vale per il Murice. Le spiagge grandi, molto grandi, sono sempre una seccatura per queste esche troppo specifiche. È preferibile cominciare a allargare un pochino il tiro col bibbi, col canolicchio, e tastare il terreno. Poi magari dedicarci una canna col Murice, o dedicarci una canna con l'Oloturia, o dedicarcene una col Paguro. Però bisogna allargare un pochettino, perché in una spiaggia vasta può esserci tutto e niente. Quindi non puoi andare lì quadrato. Per quello io dico sempre, la costa ovest della Sardegna è una bellissima palestra, perché ti dà un'infinità di possibilità di scelta. Le spiagge vaste ce ne sono poche, ci sono in compenso molte spiagge più piccole, con rocce a destra, rocce a sinistra, quindi ti si apre già un mondo un pochettino diverso. Cioè, con queste esche, con il rischio di farle funzionare meglio di altre, insomma. Però nelle spiagge molto grandi lì devi andare un pochettino anche a tentativi, insomma, se non conosci bene la spiaggia. Se la conosci bene, si diceva prima, io vado al nord, mi porto il canolicchio, mi porto il bibbio, mi porto la seppia. Non è che mi serve altro, eh. E con quelle so che funzionano, il canolicchio funziona, il bibbio funziona, la seppia. Se c'è la condizione, poi alla fine si mangiano tutto, se trovi il momento buono. Esche, senza diventare biondo, faccio contraesche. Per assurdo, le spigole più grosse che ho preso a nord, e io ho preso spigole veramente grosse, ne ho preso una 10 chiglia, no? Sempre con la seppia. Io con la trancia di muggine, per esempio, a nord ci ho preso poco e niente. Mentre invece con la seppia io ho sempre preso gli spigoloni con la trancetta di seppia. Per cui contraesche, io vado a nord, spendo poco, mi faccio chilometri, però quelle tre esche funzionano. Senza perdere molto, molto tempo, portarmi appresso a Re Nicola, diventare biondi solo per innescarla. Poi le prime volte che la usi, la Re Nicola, se non la sai innescare, si spezzetta tutta. Un'altra cosa che si può fare in laguna, per esempio, le renicole lì si possono fare, le renicole sono presenti dappertutto e si fanno con le pelli dei conigli, non so se lo sapete. Si utilizzano delle specie di, si possono fare delle retine, no? Con, presente la rete da pollaio, quelle esagonali, no? Quelle le reti da pollaio proprio, insomma, sono quelle fine esagonali. Comunque si mettono due pelli di coniglio pelo contro pelo,
poi l'arrete, altri due peli, pelo contro pelo, poi l'arrete. Si uniscono le reti in modo da fare tipo una cassettina, no? Con questa roba, e si mettono sotto la sabbia, vicino alle rocce. Vicino? Alle rocce. Ah, le rocce. Si mettono sotto la sabbia vicino alle rocce, poi dopo una settimana togli fuori e probabilmente ci trovi dentro più arenicola di quella che compri in un mese. Fanno così gli arenicole. Sì, sì, io l'ho sempre fatta, però io facevo solo con le mani. Giravi gli scogli, i sassi piccoli e sotto con le mani e rimetteva a posto il sasso, perché dopo... 4 giorni, 3 giorni, la regola se arriva lì e non hai rovinato niente, ci ha ritrovi tutta quanta. Infatti, io sì. Pescavo sempre la regola, però ne facevo una cassetta e poi per mantenerla se metteva gli stracci per terra e gli strofinacci, no? Mettevi uno strofinaccio spizzato con l'acqua di mare, un filo di sabbia e un filo da regola, un filo di sabbia. La regola, mano a mano che stava per morire, usciva fuori. E quell'altra c'avevi sempre buona tutto e non te la facevamo niente. Guarda, è micidiale. Noi con le pelli di coniglio ci abbiamo fatto diverse estati. Ne mettavamo, lo sapevamo solamente io e Gigi Pisano. Andavamo la sera, facevamo, prendevamo con le mani un pugno di arenicola, 20 cascatoline, cioè, ma è micidiale. È bello. Ma arenicola te le puoi fare. Quello che costa, cazzo, ma sei fuori. Infatti non la uso mai. Sì. Costa un sacco di soldi. Costa. No, a mare è calmo, anche a mare è poco mosso. L'arenicola è un'esca micidiale per le mormore, insomma. Fatta così con le pelli di coniglio, insomma, non ti costa un cazzo, ce l'hai. Vai lì, quelle che non le prendi, le altre le rimetti, le sotterri nuovamente. Sempre ora. Vedano. Ah, qua da noi sicuro non, una settimana non ci riesce a tenere niente, perché col via vai che c'è stato, la metti, se ci ritorni già il giorno dopo non già trovi più niente. Da noi è fuori discussione. No, per lui è bello per quello perché c'è poco traffico, c'è la laguna vicino e c'è questa laguna, è sempre mare calmo, quindi puoi farci tutto. Puoi farci le esche, conservarle, tenerle lì, senza bisogno di frigo, di ossigenatori, capito? Qualcuno si è addormito. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao, caro. Ed è... Guardate, l'esca è solo fiducia, l'esca è solo fiducia. Poi chiaramente c'è chi pesca con le sardine, c'è chi pesca con il muglio. C'è... Diciamo che quando uno c'ha un parco di esche, poi le usa tutte, le prova, insomma. Però lo scopo proprio di insegnare le esche le sanno usare tutti. Ecco, ti posso fare una domanda? Anche due. Parli del rapporto con l'estensione della spiaggia, no? Io le spiagge di cui tu parlavi, naturalmente le conosco, quindi capisco cosa vuoi dire. Però aggiungo, esistono anche spiagge molto estese, faccio per dire Isarenas, che da Torre del Pozzo finisce a Isbenas e cambia completamente. Cioè, da una parte hai le rotte. Quindi, cioè, naturalmente... Anche Badesi è così, eh? A destra la casa del sindaco comincia ad avere le rocce, però se vai al centro, se vai alle Mimose per esempio, raga, vai a sinistra, alla Ciaccia c'è un po' di rocce, anche lì cambia l'esposizione, cambia tutto. Le spiagge grosse poi non sono dritte, le spiagge sono sempre un po' arcuate, no? Quindi cambia esposizione. A fianco alle spiagge comunque ci sono sempre delle rocce, eh? Cioè, che sia grande o piccola la spiaggia, a destra, a sinistra, un po' di rocce gli è, per forza le devi avere. Quindi riesci, una volta che la conosci, riesci anche a orientarti in base al vento, dove metterti. Se magari c'hai quel giorno, ti manca un'esca, per esempio, da grufolatore, c'è prevalentemente un'esca da predatore, c'è prevalentemente esca da grufolatore, te la attenti
sui bordi della spiaggia anziché andare al centro, per esempio. Però al centro hai tutte le possibilità, sui bordi pure, però è più facile. Ti orienti, c'hai dei punti di riferimento, ci sono gli scogli, ci sono, sai che lì ci girano meglio i saraghi, sai che li trovi di sicuro, quasi, insomma. Quindi, però nella spiaggia grande, se uno non è pratico, si perde. Capito, Gigi? Si perde. Però che è una spiaggia da 8 km, lo metti al centro. Se non sai esattamente come funziona quella spiaggia, si perde. Perché mancano tutti i punti di riferimento. E se non è messo bene rispetto alle secche, secondo come non prende manco un cazzo. Quello 200 metri da te invece pesca. Spiaggia grande ci vuole un occhio e esperienza maggiore. Invece nelle spiagge più piccole hai dei punti di riferimento e ti orienti meglio, insomma, è dispersivo. Se il pesce deve entrare, entra in quello spazio. Se il pesce deve entrare di là, lo spazio è diverso, insomma. Per quello, a me piacciono le spiagge grandi, però le devi conoscere le spiagge grandi, cioè devi veramente averle frequentate. Ci vuole una conoscenza maggiore, sì. Mentre invece sulle spiagge piccole è più facile conoscerle, perché devi capire come funzionano, per esempio, con il vento da destra o col vento da sinistra, però poi alla fine, una volta che tu le provi in due condizioni diverse, già non ci capisco come funziona meglio quella spiaggia subito. Questa spiaggia grande non basta questo. Devi sapere dove sono le secche fuori, dove sono gli scogli esterni, dove arriva il pesce, devi sapere. I saraghi non nascono nella spiaggia grande, nascono, vengono dalle secche. Però devi sapere dove sono. Però magari ti metti male e il pesce, anziché in mezzo alle tue canne, passa 300 metri più in là. Però devi sapere queste cose. Se non le sai, devi conoscere gente che te le dica, ma la gente non lo sa. Sanno che in quel punto si prendono i saraghi e vanno sia col grecale che col maestrale, per esempio. Col maestrale magari funziona, col grecale no. Col grecale devi andare da parte. Devi prendere il pascolo dalle secche, devi staccare il grecale. Quando è in grado di staccare i saraghi dalle rocce e arrivare in spiaggia, è chiaro che il percorso sarà opposto. Quindi non, quel posto dove eri tu, magari, che so, a sinistra, non è a secche, quindi il pesce a te non te ne arrivi. Allora io sono andato un attimo fuori, sono tornato ora al volo. Ma il discorso che aveva chiesto qualche tempo fa, anche Thomas in un altro gruppo, il discorso delle rotte triangolari dei saraghi, appunto, che dalle secche vengono verso riva, poi fanno, costeggiano riva e tornano alla secca, fanno una specie di, diciamo, di triangolo. Triangolo, oddio, c'è proprio di fantasia, però sì, il ragionamento è quello. È quello, ma infatti devi sapere dove sono i saraghi per incominciare a insidiarli. È sempre il solito discorso, molti tendono ad andare, se hanno preso i saraghi una volta in quello spot, in quel settore, tendono ad andare sempre in quel settore. Magari l'hai preso col maestrale in quel settore, però se l'hai preso in quel settore col maestrale che arriva da lì, vuol dire che le secche le hai leggermente alla tua destra. Quindi il pesce viaggia, sotto corrente, ti arriva sotto, poi fai il giro e se ne torna sulla secca. Perché il pesce si stacca per venire a mangiare, non è che si fa prima tutto il giro il pesce e poi va a mangiare, eh? Il pesce viaggia controcorrente, arriva sotto, ti passa in mezzo alle canne e poi quello che avanza torna sulla secca. Sempre. Il rientro. Allora, lo spreco di energia maggiore c'era quando viene a terra, viaggiando controcorrente. Ma ci sono due motivi. Primo è perché gli funziona il fiuto, no? Quindi se viaggia controcorrente sa già dove deve andare. E poi perché una volta che ha viaggiato, viaggia in favore, per il rientro alla secca, viaggia in favore di corrente. Quindi non spreca meno energia. Quindi tu devi sapere che se c'hai maestrale e in quel punto ha funzionato, sicuramente le secche saranno alla tua destra. Non sai quanto,
sai quante ce n'è, non sai che forma hanno, però sicuramente te le ritrovi sulla destra. Se vai a pescare col greccale, quindi col vetro che ti arriva da destra e non più da sinistra, quello spot non vale più, non vale più per quelle secche. Perché il pesce cosa fa? Siccome la corrente è al contrario, anziché venire verso le tue canne, andrà dall'altra parte, andrà verso destra. Quindi le secche dovresti conoscerle e tenertele a sinistra col vento che viene da destra, con le correnti che vengono da destra. Quindi. È chiaro? È un po' come si fa sulle punte, sui lati delle punte, stesso principio, insomma. Il principio è sempre lo stesso, ma questo vale sempre. Vale nella scogliera, vale nelle spiagge, insomma, vale sempre. Vale sempre. Il problema è dove hai le secche. Tu devi sapere solamente che se hai pescato in quel punto, le secche le hai a destra. Se ti viene male, lì non ci devi andare. Ma devi andare, se non sai esattamente dove sono le secche, devi andare un po' a fortuna e metri a destra, allora il pesce non è che faccia grandi distanze, diciamo che 500-700 metri, per cui se tu in quel punto hai preso il sale col vento che ti viene da sinistra, se il vento un giorno ti viene da destra, tu non puoi andare in quel punto, ma dovrai andare almeno 500, 600, 700 metri alla tua destra, trovarti un altro settore, sperando di essere sulla sinistra. Ragazzi, c'è chiasso però, e non si sente. Quando c'è chiasso, viene a mancare la voce di chi parla sempre. È chiaro, cioè lì o sai dove sono le secche o vai un po' a fortuna, però tenendo presente che le distanze sono quelle 400-600 metri, quindi si riesce in base alla direzione di provenienza del vento a orientarsi, però intanto devi sapere che in quel punto c'è già pescato una volta i saraghi, per esempio. E allora, se ti viene il vento al contrario, o se il vento si chiede a sinistra ti viene da destra, non fai altro che lasciarlo perdere proprio a quel punto, tanto lì difficilmente ci becchi, e andare subito 500, 600, 700 metri a destra di dove hai pescato l'altra volta. Sperando che siano sufficienti per lasciarti le secche alla tua sinistra. Perché poi il pesce viaggia controcorrente, solito discorso, e poi rientra. Marco, io per questa cosa ho cercato delle cartine che oltre le batimetriche facessero vedere le secche, però non sono riuscito a trovarle. Allora, io ho quella della Navionix, che però non sono precisissime, e soprattutto indicano le secche pericolose per la navigazione, ma secche che possono essere degli scogli bassi, magari spaccati sotto, dove si fermano i saraghi. Quindi bisogna andare o a informazioni oppure fare memoria sulle pescate che si fa, ragionare su quello. Vabbè, i saraghi a Ostia ci stanno, eh? Quindi se te lo serve un posto tu vanno a provare i saraghi a Ostia con lo scirocco, la passatella loro la fanno, però è una passata. Io sulle spiagge nostre, ad esempio tipo verso i Cancelli, l'inverno si fanno, ho fatti pure parecchi e sono usciti pure saraghi grossi, la gente, gli amici hanno fatto saraghi da 1,8 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, insomma che sono pescioni. E il problema è che scirocco ho visto con le scadute, il finale delle scadute, l'inizio della montata, in mezzo, le fasi costanti non l'abbiamo mai incrociati, però fanno una passata. Io ho visto che magari nell'arco di una pescata di 6-7 ore passano un momento, 20 minuti, quelli che riesce a cavare fuori in quei 20 minuti con più canne, poi come sono arrivati dal nulla se ne arrivano, o gli corri appresso, oppure pensato, detto, dico, mo un giorno vengo con una canna. Ma hanno visto che comunque
c'ho amici che chi li fa un tot, chi 500 metri prima, chi dopo, su tutta quella fascia di Ostia, quando entrano bene o male in una serata, se c'hai persone disparpagliate, qualche, alla fine più o meno tutti ce l'hanno la passata che li incorciano, chi prima, chi dopo. Ogni volta mi sono detto, dico, un giorno quando capita che passano, con una canna io corro appresso, mi sposto, e dico, bene, arrivo qua io con una canna, io mi sposto 50 metri là, 100 metri là, io quasi a correre dietro per vedere, per capire quanto magari questa cavola di spiaggia riescono, stanno sotto prima magari di fare questo famoso giro a riuscire, perché per esempio, guarda, noi la storia del, non ci abbiamo tante spiagge piccole, chiuse fra le rocce, tipo il litorale romano, spiaggia lunga, stanno 10 km in Cestanzasso, per farti capire, è tutta una spiaggia, cambia un po' l'esposizione, quindi giustamente gira se vedi quelle cose, però magari tipo, ecco, vai al litorale romano a Ostia, solo dei cancelli saranno 5-6 km, 7, è tutto, tutto aperto, quindi non sai benissimo se ci stanno i secchi d'Or Paterno o altre secche, ma alla fine non sai dove vengono, dove entrano, sai che magari qui ce l'hai fatti in quella condizione, magari tende a rimetterti su quella fascia perché sai che con quelle stesse condizioni probabilmente una passata sui picchi di marea, magari 20 minuti, se sei fortunato prima o dopo, magari li incontri, però non riesci a essere così selettivo, come devi comunque andare un po' a sensazioni, a posti dove ce l'hai fatti e ritornare sulle stesse situazioni sperando che qua serata ti rivengano tutti. Sono abbastanza dritte le spiagge, non sono molto caratterizzate, è vero? No, cioè se le guardi sopra, ecco, se vedi solo dal satellite, comunque bene o male prova a pezzi chilometri dritti o che piegano poco, quindi alla fine esposizione cambia veramente poco, devi spostarti già 10-15 km magari per trovare punti in cui, e poi magari sono piccoli punti in cui gira, tendenzialmente andando più verso su, Roma, il litorale romano davanti è tutto abbastanza uguale, insomma. Lì purtroppo non hai zone dove si fermano, tipo canali, punte pronunciati, dove entrano quei rilievi. Non ci trovi il sasso, il grosso roccia, capito? Devi andartela a cercare, per esempio noi spesso quando il mare è troppo grosso per pescare la spiaggia, se buttiamo sopra il circeo a cercare i saraghi che vengano a mangiare in parete, capito, col gambero, la mazza incolla, e magari stanno le serate che inizi e stai 2 ore, 3 ore, ti fermi un attimo, devi selezionare i saragotti da scartare quelli da 2 tretti, che poi per quanto puoi mettere l'esca grossa, l'amo grosso non c'è niente da fare, il sarago quando mangia così una smucinata, pure quello piccolo si attacca, non c'è niente, che vengono tanti, assaltano l'esca, o te la massacrano, alla fine qualche uno si impicca sempre. Eppure lì selezionare quello grosso non è manco semplice, perché comunque sono talmente tanti quando arrivano questi branchetti che è difficile proprio riuscire a fare una selezione. Però lì sai che quando c'è sta il mare che sbatte forte, vai lì, magari stai 2-3 ore, continuamente c'hai attività. Invece la spiaggia entra un attimo, se sei fortunato qui 20 minuti, spassati quelli, te ne puoi pure andare, perché sai che non tornano, cioè... Se ne riparano magari un altro picco di marea o il giorno dopo, se la condizione persiste. Si fanno la spiaggia, passeggiano per tutta la spiaggia. Sì. Il problema è che Ostia ce lasci la macchina. È quello, Robert, il problema è quello. Fai con la macchina e torni a piedi. Però l'inverno, per esempio, io ci vado più sereno, perché l'inverno è talmente da cani, fa talmente freddo, non ci stanno manco quelli che ti vengono a curare la macchina, perché veramente che vengono a fare, c'è un'anima, se tu riesci a essere un po' un ninja a non mettere i cartelli che stai spiaggia e tappizzi, alla fine non ti vedono mai. Io ci sono andato tutto l'inverno, cioè io sono più sereno quando vado in inverno, perché ecco a ste serate estive non ci vado, anche se magari mi piacerebbe andarci, perché lì adesso sicuro la passata la fanno i saraghi, no, ma quelli che tengono a sfornare i vetri sì. E io preferisco aspettare i saraghi invernali. Sì. Spiagge rettilinee così, mica passano e passeggiano lungo tutta la spiaggia, non è che si fermano. Per questo bisogna studiarsene in modo da poterli incrociare magari più avanti. E gli corri appresso. Capire quanto... Carne e spalla, capite, vai. Ma non possono unire dai secchi di Palermo. Sono troppo fuori quelle. Stanno a 12 miglia, di più. Appunto. No,
sono, attenzione, Sara, che magari tu trovi degli astroni di roccia che non disturbano la navigazione, ma così vedono mezzo metro sopra la sabbia e si mettono lì sotto, stanno lì. Per esempio c'è una spiaggia Quirra, una spiaggia abbastanza profonda, dove a un 500 metri d'arriva ci sono degli astroni di roccia. I subacquei vanno a farci saraghi lì, ma li trovano tutti incastrati sotto le rocce proprio, in questi lastri, si mettono lì e rimangono lì, ma saragoni di questa stanza però. Da noi così è Torre Astura, tanto che Torre Astura non ci vuole più entrare, ci fanno più pescare. Però se si riesce a seguirli sicuramente... lì vedi, tre canne possono funzionare bene, nel senso che te le alterni e becchi uno o due e sposti subito e cominci a spostarti 50 metri più a destra, poi prendi l'altra e ti sposti 50. Probabilmente così riesci a seguirli. Bisogna vedere quanto vanno veloci, perché sicuramente non vanno lenti. Però... No, lenti no, però comunque diciamo noi rimanendo stabili in una postazione di pesca, quindi che di solito pesco con due canne inverno, quindi... Duri partire, duro tanti, si mette una a 10 metri all'altra perché gestille, e comunque alla fine, dal primo all'ultima magnata di linea massima, comunque loro una ventina di minuti te li danno. Magari non stai 20 minuti a chi canne che ti si piegano, però magari una magnata io, poi c'è il vicino tuo che sta 50 metri sulla destra, inizia uno, prima uno con l'altro, comunque quei 20 minuti poi spariscono per tutti. Non è che dici quello che sta a 100 metri qui di là, se danno, ma magari non so se. Vanno pure più su, escono, rientrano, seguono pure un po' le secche sul secondo canale, sai, seguono magari qualche canale così, boh. Non lo so, comunque le spiagge grandi in genere sono sempre un po' più problematiche delle spiagge piccole, però soprattutto quelle che non hanno... Mentre noi parliamo di paresi, sappiamo che è molto caratterizzata, quindi li puoi trovare in diversi punti, ma tanti. Però già una spiaggia come il Poetto, per esempio, dove mare ne batte poco, e quando batte mare comunque canale e punti, no, c'è qualche... Poi questa è pure abbastanza bassa, poi io sono venuto d'estate e non mi è andata a essere una spiaggia profonda. Non è profonda, no. Non è bassissima, ma non è profonda. Ma meglio potrebbe essere come quelle nostre, più o meno la sensazione. Sì, non è una spiaggia... Abbiamo delle spiagge sardine che sono abbastanza profonde, però il Poetto è una spiaggia medio bassa. Giorgino addirittura, la spiaggia che c'è a destra di Cagliari per andare verso Pula, Santa Margherita di Pula, quella zona, Giorgino è bassissima. Cioè tu entri in acqua e fai 100 metri con l'acqua al ginocchio. Però quando c'è vento di spalle, per esempio, riesci ad allungare il tiro e le morvole si avvicinano, ci fai dei bei mormoroni, no? Ma i pesci, una mormora viaggia in 20-30 centimetri d'acqua, non ne frega un cazzo, ci sta abbondantemente lì, eh. Quindi non è che ha bisogno di 2 metri d'acqua per mangiare, cioè, ti bastano 30 centimetri d'acqua. È intravisto un gatto, la coda del gatto. No. Ma io guarda, l'estate scorsa ero in un posto a pesca e ci sono rimasto un po' stranito. Fai conto che era una spiaggia bassa, non ti dico che a 100 metri stai con l'acqua al ginocchio, ma insomma stai con l'acqua alla vita a 50-60 metri. E c'era delle orate da chilo, orate, belle orate, sotto riva, a 1,5 metri, 2 metri dal bagnasciuga. Ferme lì, belline. Il pesce, tu molte volte vedi gli squali che toccano la pancia per terra e spunta la pinna fuori. Cioè, non è l'importante è che ci stia, punto. Cioè, non è importante che abbia acqua sopra, anzi, è più pericoloso per loro. Quindi le mormore viaggiano in 20 centimetri d'acqua senza problemi e si trovano meglio perché sicuramente se c'è una spigola in zona la vedono, per esempio. E invece se sta su 3 metri d'acqua gli può arrivare da tutte le parti, poi il pesce lo vede all'ultimo momento, sente le vibrazioni in acqua ma non capisce da dove arriva. No, ma non è un problema, io non sono uno, ve l'ho detto anche altre volte, che ama per esempio le spiagge profonde. Io con le spiagge profonde ho sempre avuto un rapporto d'amore e odio, preferisco la spiaggia media, preferisco sempre. È più caratterizzato. Dipende dal mondo.
non dipende dal mare come è formato. Ah, se sono costretto, già vado in una spiaggia profonda, se sono costretto, altrimenti se le condizioni del moto ondoso me lo permettono, preferisco una spiaggia media, sempre ridosso punta, canale, ridosso delle punte, è la situazione che preferisco di più. Mentre comunque la media si legge meglio, si riesce a leggere meglio. Sì, la spiaggia profonda c'è un frangente sotto, cioè se è molto profonda poi non se ne parli. E pescare quei frangenti vuol dire lanciare a 30 metri in mezzo ad una violenza di corrente da paura. Non peschi, non ci peschi, Marco. Io non ho... Bene. È difficile. Devi pescare con una canna in corrente, veloce anche, devi essere molto attivo, è più caccia che... di attesa non c'è niente, perché manco ti serve, se pesce ce ne prendi, però è impegnativo e non hai punti di riferimento, non sai dove ritracciarlo il pesce, mentre invece sulla spiaggia media c'è sempre anse, c'è sempre il canale, la punta, l'altro canale, l'altra punta, quella zona più bassa, quella zona più profonda, e c'è sempre dei punti di riferimento. I punti di riferimento, a parte che ti servono per individuare la rotta di pasco, ma ti cambiano anche l'umore, perché dai fiducia, se ti piace quel punto, gli dai fiducia, e quello che tu metti come impegno, come fiducia in quel settore, ti paga pure. Diverso è quando vai invece in un punto dove non dici, ma che cazzo mi metto, io è tutto uguale. Capito? È diverso. E poi in questi casi, la parte più brutta è quando un po' che non c'hai i tocchi, no? Quindi non vedi attività e cominci a farti, dici, ma oddio, ma mi sa che era meglio della, non lo so, forse lì mi fa un po' più di cose. E quindi cominci a entrare in quel loop che ti autoconvinci che hai sbagliato qualcosa e cominci a spostare le canne e vado un po' della, o mi rivado un po' della 5-3 canne, una a 100, se tutto il giorno a fa avanti e indietro. Ovviamente se c'è magari non vi niente uguale, però fai un gran culo perché avanti e indietro sperando di trovare un punto magico dove magari trova qualche cosa. Magari sei sfigato e li porti via all'esca quando stavano arrivando i pesci. Quello sì, è come penso sarà capitato a tutti, no? Se va magari 10-15 ore di pesca, se fai 10-15 ore di pesca, poi alla fine quando dai, parli col tuo compagno e dici guarda che mare, oh. mo che bellissimo se ne devo andare, diceva come prima era bello, siamo stati qui, dice, però quando te ne vai era sempre meglio. Comunque una cosa che mi ha insegnato il Simonelli e che è vero tutto sommato, a volte nelle pescate ci sta che tu possa arrivare 2 minuti dopo o che tu te ne vada 2 minuti prima. E quindi quello è un fattore, a volte, nel senso, quando poi va alle pescate che cappotto, mi faccio sempre questo pensiero, detto, vabbè, vuol dire che o sono arrivato 5 minuti dopo o me ne sono dovuto andare via 5 minuti prima, perché non c'è una certa possibilità. Fa parte del gioco. Magari te ne stai andando via che il pesce stava boccando e tu, ma vaffanculo, è lì per ti porti via l'esca dalla bocca, però non lo sai. Secondo me l'importante è proprio la testa, cioè ti deve piacere dove vai. Se io so che ci sono delle spiagge molto profonde che sono dei ripieghi, ma io so già che piazzo la tendina, il sacco a pelo, cioè io non lo apro mai il sacco a pelo, quando vado in una spiaggia profonda io già apro il sacco a pelo quando arrivo, perché non è buon segno. Ma da che va dormo? No. Cioè, mi c'è la distrazione, non mi do quella che invece mi metto lì e sino a domani mattina non mollo le canne. Molte volte è andata bene, molte volte lo prendo il culo lo stesso, però intanto ti piace il posto dove ti sei. Sicuramente come dici te, Marco, se te sei sicuro che hai scelto un posto che secondo te è giusto, gli dà tanta fiducia e ci insisti magari ma ottieni risultati perché sei più attivo, perché rinnovi l'esca più spesso, perché lanci di più, magari prima eri a 50 metri dal pesce te lo lanci davanti, quindi ci sono tutta una serie di fattori, però la fiducia
in quel settore è difficile, ma la pesca è fatta tutta di un rapporto di fiducia tra noi, il settore, le condizioni, l'esca, il mare, funziona. Quando funziona tutto bene, c'è un rapporto di c'è questo feeling che si crea, che c'è un massimo rapporto di fiducia in quella condizione, in quel mare, in quello spot. E lì domani mattina può andare anche in mare, anche se non hai preso niente, che capita spessissimo. Fa parte del gioco. Non ci deve essere nessun rammarico. Però è proprio un problema di fiducia. E quando hai fiducia le cose funzionano anche meglio. Strano ma vero. Ci devi credere. Funzionano meglio le esche, funzionano meglio. Quel settore era giusto. Questa funziona meglio. Io la prima volta che abbiamo fatto un incontro qui, che non ho mai pubblicato, si è parlato proprio di questi argomenti, no? E se funziona tutto bene, tu guarda, senti il pesce che arriva, dici guarda sta arrivando. Se funziona tutto bene, tu senti il pesce quando sta arrivando, come mangia, da dove arriva, lo senti. Ti sembra quasi di vederlo. Però sono cose che non sono facili da capire, non sono per tutti, non... c'è gente che tanto non sente un cazzo comunque, c'è gente che quando arriva, qualsiasi sia la condizione di mare, oggi non peschiamo un cazzo. Sei venuto, scusa. Invece c'è gente che arriva e è fiduciosa subito e i risultati magari gli arrivano, viene premiata questa fiducia. Ma c'è tutta una serie di argomenti che sono un po' delicati, perché non sono semplici. È quella che fa lavorare bene la testa, è quella che fa lavorare bene le esche, è quella che ti fa vedere bene la condizione. La fiducia è importantissima nella pesca. Quello che fai, devi avere piena fiducia nei tuoi mezzi, nelle canne, nell'attrezzatura, nell'esca, nelle condizioni, nel punto dove ti hai scelto. D'altronde l'hai scelto tu quel punto, quindi... Se tu ti metti in un punto e non hai fiducia, che cazzo ti hai scelto a fare? Spostati. Cercati uno che ti dà più fiducia. Non è che te l'ha ordinato il medico, mettiti lì. No, te lo sei scelto tu. Se dopo 10 minuti inizia a rimugire, scusa, anziché buttare le canne, aspetta 10 minuti in quel posto e vedi se ti convince, te lo guardi bene, riesci a capire se c'è frangenza all'esterno, se è preferibile stare e guardarlo di più. E poi magari c'è qualcosa che non ti convince e ti sposti. Ma c'è sempre qualcosa che poi nell'arco della pescata non ti convince, eh? Tante volte le presenti, di un po' dici, lo guardi, stai male in quarto d'ora e dici, ah, ma lì mi piace proprio tanto, e vai, sì. Ti monti tutto, poi dopo mezz'ora, per magia, non ti piace più, perché magari è sceso un po' al mare, è aumentato, e dici, no, forse, che poi, ci fai caso, guardando la spiaggia, il mare dritto per dritto, quindi la dopo stazione, non lo vedi in un determinato modo. Quando tu vai a guardi ai lati, no? E vedi come frange l'onda, ti rendi conto, dici, però lì mi sembrava più bello. Poi ti fai una passeggiata, arrivi lì e dici, no, mi piace più, è meglio di là, ma io lì ci sto e quindi ritorno indietro. Quando ci stai molto nella stessa posizione, riesci a capirlo bene, no? Quindi magari qualcosa che poi ti si presenta strada facendo. Ma è preferibile stare 10 minuti in più a guardarla molte volte la postazione piuttosto che stare lì, sbaraccare tutto, smontare. Perché poi, sai, rismontare, rimettere tutto in ordine, spostarsi e rompe il cazzo. Però è bello pure quello, ma... Sì, ma perché noi... per esempio mi capita, inizio anni fa mi muovevo, però ero un po' più sedentario, cioè nel senso arrivavo a spiaggia, magari sempre stavo disposto magari a far camminare un chilometro, 2 chilometri a piedi per cercare un posto che mi piacesse, no? Però poi magari stai 4-5 ore e non pigli niente, oppure non ti piace l'azione, troppe alghe, insomma non ti convince, dici vabbè,
fammi uno spostamento, richiudi tutto, magari dopo è stato 6-7 ore, giornali che tu magari te ne andresti a casa e diresti mamma mia che schifezza, guarda, proprio lasci perdere. Poi invece magari decidi di spostarti, quindi ricarica tutto in macchina, magari verso casa, cercando un posto, diciamo, avvicinandoti verso casa, ritorna in spiaggia dopo magari 7-8 ore che ne hai visto un tiro, solo litigato magari con le alghe, che ha corrente, quelle pescate che tu dici ma chi mi ha fatto qua? Però non c'è niente da fare, poi ti rifermi, riapri tutto e ti sembra, cioè, la stessa carica che c'avevi magari la sera prima quando sei uscito di casa. Cioè, ogni spostamento a me mi sembra di ricominciare da capo, come se la pescata iniziasse in quel momento. Quindi ricarichi le pile, dici qui mi sembra buono. E tante volte magari veniamo da situazioni, siamo andati spesso a pescare su nell'Alto Lazio, pesce romana, insomma, verso l'Argentario, insomma, chi è dei litorali miei, meno male, li conosce, vivo a sti... Magari ti dichiara la notte con le alghe, magari cerchi l'ombrine, però non c'era 8 ore, 10 ore, nulla totale. Poi magari dici, vabbè, verso Roma, dico, te fermi, ti mandiamo a dare un'occhiata, trovi un posto bello, te fermi, magari fa pure qualche pesce. Però proprio te testa, che ogni volta che rientri, ricominci e ti si ricarica nelle batterie. Ma quella è la molla che ti fa andare a pesca, perché i cappotti ne facciamo. È quella la molla che ti carica. È normale. Buonanotte a tutti, andiamo a dormire. La diamo un'occhiatina alle previsioni. Vi va? Sì, sì. Sì. Teo. Allora. Io vi riporto in questa mappa, eh. Ve la ricordate, no? Sì, sì. Ok. Guardate che cosa c'è nel Mediterraneo. Alta pressione a rotta di Ollo. Sì, l'anticiclone delle Azzorre l'ha preso in pieno. Questa è la situazione esatta in questo momento. Guarda. Questa è la situazione precisa in questo momento. Vediamo giovedì alle 12, domani. In pratica c'è qualcosa qui, vedete. Vediamo un attimino i dettagli. C'è qualcosa qui, ma c'è una bassa pressione qui che crea un po' di venti di richiamo nel sud Sardegna, vedete? È strano, perché dalle nostre parti non c'è mai vento. Secondo me questi giorni, lo sai che quando riesco di trovarne? Venerdì. Facciamo una rosa. Giovedì sera, vedi? Guarda come la sfiora però la tua zona. Comunque c'è sempre questa bassa pressione, ci sono questi richiami, però poi qua, vedete qua, il senso è orario, quindi è una alta pressione. Senso orario, quindi alta pressione. Qua c'è un'altra alta pressione. Questa è la situazione domani. Vediamo venerdì. Vedi, venerdì invece da te un po' di movimento lo trovi, ma ti trovi vento di spalle, però non so se ti faccia piacere. Trovi vento di spalle nella tua zona, vedi? Ma lì c'è... Curri, ma la roccia dovrebbe essere buona da quelle parti. Madrosa. No, io non pesco mai a Maladroge. Perché vedi? Questa è la situazione. Guarda, Sant'Antioco, vedi, Calasetta è qua, Sant'Antioco è qua. Ti trovi un po', sì, questa zona. Questa zona qui te la ritrovi con vento frontale. Tutto il resto vento di spalle. Questo venerdì. Venerdì sera già scende, guarda, già venerdì sera questa alta pressione, questa bassa pressione si colma e siamo... No, adesso vi spiego perché non pesco mai a Maladroge, perché Maladroge c'ha solo un punto, secondo me, dove si pesca. Preferisco ripiegare su Coeguadus oppure, ancora meglio, su Turri. Su Turri, quando c'è la sabbia... forse il miglior spot dell'isola, forse. Guardate, sabato, tutto alta pressione, tutta l'Italia, guardate, guarda.
tutta alta pressione, tutto il Mediterraneo. Guarda, proprio un'isola di alta pressione in tutto, lo vedete? In tutto il Mediterraneo. Guarda Domenica. Domenica proprio ancora peggio. C'è proprio l'anticiclone delle Azzorre che non c'è verso, non fa passare una perturbazione. Guardate, sta macchia qui. Non fa entrare una perturbazione. Orate a Rotariollo, Marco, meno male. Più valle. Bisogna andare al mare a prendere il sole in questo periodo. Quando è così, ma lunedì probabilmente si inizia a muovere qualcosa. Settimana prossima probabilmente, ma questa settimana secondo me è da andare al mare con la famiglia, così non spaccate le balle alle mogli, rimangono tranquille, perché anche raffiche, vedi, zero raffiche di vento, zero, giusto qua un approccio di maestrale lunedì, ma altrimenti sabato niente, domenica niente, peggio ancora, guarda. Quindi la notte tra sabato e domenica proprio è micidiale, cioè non c'è niente. Andrea, sì. Una domanda su Malagrosa. Tu ci hai pescato lì? Più qua Aquadus e Turre, obiettivamente. Perché Malagrosa la vedo sempre un po' strana io. Ma non piace sempre... Malagrosa non piace tantissimo neanche a me, però qua Aquadus e Turre ho fatto belle pescate. Con il Guadus ho pescato bene anche io. E mi ricordo una volta con il signor Giulio, mi diceva che anche a lui piaceva molto. Col vento di spalle, oltretutto. A me col vento di spalle piaceva raramente la pesca, però sì, funziona. Periodo estivo col maestralino di spalle, ponentino maestralino di spalle, funziona bene. Può regalarti 4-5 orate anche bei pezzi. Guardate, altezza dell'onda lunga sabato, se va bene, in questa zona siamo su un metro di onda, metro e 20. Qui proprio siamo a livello di 30 centimetri. Domenica ancora peggio. No, sta settimana è micidiale. Periodo, non ci interessa, tanto non ce n'è altezza a onda per il vento, zero. Ci sono due macchioline, una tra Grecia e Turchia. Sta settimana mi sa che conviene stare a casa. O andare a prendere mormore. L'unico... Si può provare serra volendo. Sì, vabbè, a chi piace, sì. L'unica possibilità, poco a poco, è giovedì nella zona sud Sardegna, guarda. Vedi, proprio il sud-ovest, nella zona dove dice lui, la zona di Sant'Antioco. L'unica possibilità è giovedì, domani. Domani sera, però poi si riduce a niente, Beh, qua Dusturri non hanno bisogno di tantissimo. No, ma non ce n'è niente proprio. No, vedi, anche il vento. Guarda, è circoscritto, vedi, questa zona. Quindi tra domani sera, domani a mezzogiorno e venerdì, che secondo me si può tentare. Poi scende tutto, venerdì notte, guarda, sabato, vedi come diminuisce. Guarda. Però la zona è questa, è proprio la zona dove sei tu, Luca. Sì, sto guardando. Sud-est, ce l'hai questa mappa? No, di solito uso Windy io come programma. Usa questa. C'è un'applicazione anche, ma si chiama Meteo, è questa qui. Comunque c'è anche un'applicazione, si chiama Meteo Blu. Meteo Blu, tanto lo vedi nella registrazione, È qui in alto. Sì, lo vedo. Questa è fantastica perché ti dà tutte le informazioni. Queste sono le raffiche, poi vai a vedere i dettagli di quelle onde, capito? Vedi, vento, dettagli. Questo qui ti dice tutte le direzioni del vento, vedi?
Poi più la ingrandisci e più ti dà dettagli, guarda. No, questa è veramente molto bella come... E poi è collegata a tutto il mondo, capito? Non è una cosa solo regionale, solo... fa leva sui satelliti di tutto il mondo, tanto è vero che... Vedi che qua ci sono degli uragani in via di formazione, guarda, qua a largo della, vedi? Guarda. Sì, sì, vado. Questo è un uragano in via di formazione. Qui, per esempio, qua lo stanno già, questo qui lo stanno già indicando, questa zona, come questa è già una depressione tropicale. Quindi è, diciamo che potrebbe essere la cellula di un uragano, però non ce la fa. Perché gli uragani si formano in genere in questa zona, poi si spostano e viaggiano verso. Però invece da questa parte si formano i cicloni tropicali e questo, vedi, è un'informazione. Tant'è che se andiamo lì, noi vediamo qui sotto, sono venti molto forti, nuvole, pioggia, quindi è una zona altamente perturbata questa. No, e questa è una mappa interattiva molto bella. Poi ci sono delle cose, per esempio, delle curiosità, per esempio temperatura. Andiamo a vedere le temperature. Temperatura massime ultime 12 ore. Adesso andate a guardare un attimino qui in Siberia. Guardate che cosa succede. Ci sono delle temperature altissime in Siberia, vedi? È stranissimo per questo periodo. Si parla di 30 gradi in Siberia. Cioè, guardate dove sto, vedete dove clicco. Sono le zone più fredde della Russia. E invece, stranamente... c'è un caldo bestia ed è così da un po', guardate, anzi sta anche riducendo, cioè è veramente caldo qui, addirittura si arriva a 32 gradi. Ma guarda Marco, mio fratello sta in Danimarca, quest'anno sì. In Danimarca ha nevicato un giorno. E anche qua in Svizzera? Non si fanno capaci i danesi come è possibile un caldo del genere, stanno morendo perché abituati a temperature molto più fredde. È una cosa allucinante. Qui da noi non sta facendo molto caldo, perché da noi non è che faccia tanto caldo. Vedi questo? Io sono più o meno in questa zona, no? Vedi? Dove c'è la marina. Dove sì. Vedi, in zona è qua. Io sono qua. Però non ci sono temperature, siamo sui 26-27 gradi. Di notte scende attorno ai 14, però se monti, fra le Dolomiti, io sono in mezzo alle Alpi, vedi, queste sono le Alpi, tutta questa roba è tutto Alpi. Appunto, lo dì. Quindi insomma, d'inverno quest'anno ha nevicato un giorno, due anni fa ha fatto mezzo metro di neve in una sera, ci ha nevicato, ma la neve poi è durata un mese. Invece quest'anno ha nevicato un giorno. Quest'anno è veramente micidiale. Poi vedete tutte queste zone più calde? No, queste sono le valli. Vedi? Le valli sono sempre più calde. Queste invece sono le cime delle montagne. Qua c'è il Gottardo, qua c'è tutta la zona del Vallese, qua c'è il Monte Bianco, qua, questa zona. Monte Bianco e Monte Rosa sono in questa zona. Infatti si vede che sono abbastanza fredde, ma fredde tra virgolette, perché voglio dire, si sta parlando di 7, 8, 9 gradi anche in alta montagna. Quindi c'è caldo, cioè, rispetto agli anni precedenti è più caldo. Però questa zona della Siberia è strana, questo è strano. Ma c'è caldo anche, guarda, in Svezia. Questa mappa è bella perché ti fa vedere, ti dà una visione globale del pianeta. A me piace molto. Wind è più approssimativo. È più approssimativo, è meno preciso di questa.
Quindi questa settimana a Serra vi tocca andare o a Mormore? Decidete voi. Preferisco Serra. Da noi in Toscana trahi Serra praticamente, pochissima roba, piccini e giusti giusti per tagliare. Io questa settimana me ne starei a casa. Io io non c'ho un mare così piatto, io è difficile. Okay. No, a Serra non ci vado, ma cosa mi pagano? No. Mi piace. Anche a me. A me piace. Sono andato una volta a Chia, a Serra, ne ho fatto svariati d'estate in questo periodo. Ma era giusto per togliermi la soddisfazione di farli e poi basta. Ah, un pesce stupido. Però alla fine è una pesca divertente, dai. Meglio dei mormori, se permettete. Sì, anche sono io. Sì, deve sì, piacere. Deve piacerti. Ci sono quelli che fanno dei moli, per esempio, a insegnare le lecce, le ricciole, ma bestie di 30 kg, invece... Io sì. Anche così, a me non mi stimola, capito? Non... Per me la pesca è una cosa sacra, deve esserci un sacco di cose messe tutte assieme. Se dovessi... Guarda Marco, perché almeno dalle nostre parti non sono più così stupidi Serra, eh? Non è che basta buttare un trancio e ci rimangano attaccati. No, eh? Ma che neanche qui è così, perché neanche qui deve sapere così. Però... Insomma, è un tipo di pesca che quando so già che cosa prendo per scontato mi rompe le palle. Capito? Quello che è bello della pesca e del surf soprattutto è la ricerca. È tutta una serie di condizioni. Invece, sì, però, se vuoi è anche lì una ricerca, nel senso, te vai per insidiare una specie. Sai cosa fare io? Io prenderei la bolognese. Me ne andrei due gamberetti vivi e me ne andrei a tentare qualche spigola. Ecco, è diverso. E lì sta arriva la spigola grossa, allora si d'accordo, fili sottili, ami adeguati. E lì mi diverto. Lì mi diverto, però sono seduto sul cemento, non devo farmi il culo in spiaggia, ho la macchina dietro, capisci? Ma se mi rompo il cazzo. Fai la pesca comoda allora, quella è la pesca. Con tutto e me ne va, cioè se voglio andare a giocare faccio così. Andavo io con la bolognese d'estate, ma andavo a giocare. Capito? Poi mi godevo il fresco, la sera, fanculo. Poi mi rompevo le balle, facevo così, aprivo il cofano, ciao, e me ne andavo. Quella è la cosa più bella. Due secondi, chiudi, ciao. Così sì, così d'estate sì, la vedevo. Ma siamo, noi ci vanno tutte le notti, così. Andavamo a bolognese, una canettina d'inglese, ma facevamo, andavamo molto a Porto Scuso noi. E ne abbiamo preso pesci, mica nell'istmo, no? Nelle burate dell'istmo. Tutte le notti. Ci mettevamo ai bordi della corrente forte che c'è sotto il ponte. Ma in passato o intrattenuta? No, è intrattenuta. Passata, cioè, porta via spasso. Vabbè, se è tanta la corrente. Sì, sì, è tanta. Quando gira la marea lì è tanta. È tanta. Però ci divertivamo così. Poi ci rompevamo le balle, ma smontavamo tutto. In due minuti eravamo in macchina, stavamo andando via. Divertente. Però il surf è tutto un altro fascino, è tutta un'altra cosa. Beh, sta Serra è a me, ma probabilmente una volta d'estate lo farei anche un giorno all'anno, però se arrivano bene, se non arrivano pazienza, la chance gliel'ho data, non so se la danno a me, sono io che la do a loro. Se ci avete fame io sto qua, sto giro. Non mi piace, non è un tipo di pesca che mi piace. E quindi... Neanche provando in 6 anni col vivo? Ma non dovete, ma attenzione, voi non dovete dare retta a quello che vi dico io, perché io sono micidiale. Queste cose sono abbastanza tradizionalista, diciamo. A me piace il surf, io. E gli altri per me sono un gioco, ecco. Cioè, un modo per trascorrere una sera. Se c'è caldo a casa, prendo una cannettina, mi prendo un po' di esca, vado e gioco. Però invece c'è gente che lo fa seriamente, molto bravi. Io sono pure scarso. Se vado con la bolognese sono proprio scarso, come non so che cosa, però mi diverto lo stesso. Non mi impegno neanche per imparare. E quello è il brutto.
Sì, sono abusivo proprio. È abusivo. Se mi vedono si mettono a ridere. Vado lì per giocare. Se vuoi mangiare io sono qui, se no vai a far culo. Cioè. Ora, le volte uno va per giocare e poi tante volte uno ha tutto preparato, poi sta quello, il vecchietto, il ragazzino, vedo che pesca con 40 diretto in bobina, con la palletta a 50 grammi, e te fa 20 metri, guarda, 2 kg e tu tutto professionale, pincazzo. È bello la pesca, è pure questo. Eh sì, eh. Anche. Emanuele, lo sai che è direttamente proporzionale, no? Più sei attrezzatura... Più sei scappato di casa e più grosso il pesce. E più non prendi una siega, capito? Andavamo, noi giocavamo, facevamo casino e i pesci li prendevamo davvero. Questi qua invece tutti lì, tutti precisi, piombature perfette. Noi... piombature perfette, oddio! Cioè, cosa approssimativa! Ogni tanto zeng e cos'è a spigo pesca è fatta anche di queste cose, non è che possiamo solamente masticare noi, ogni volta masticano anche gli altri, ma giusto la bolognese ogni tanto ne facevamo piangere qualcuno, ma lei proprio scarsi, cioè proprio scarsi, io non mi sono neanche mai impegnato proprio, non me ne può fregare di me. Per me l'importante è vedere lo Starlight lì, poi già se va giù lo capisco. E c'erano questi che rimanevano 3 ore in fondo, che da più due spigole, che stare lì e questi precisi. Noi nel tempo che loro misuravano in fondo avevano già pescato, figurati scarsi. L'importante è che in questi casi non manchi la birra, una bella birra e poi il tappo. La scorrevo, no. Eravamo un gruppo che andava con Torre Serra, con altri amici, ma figo, uno più scarso dell'altro. Però ci divertivamo, e ogni tanto prendevamo fuori qualche bel pesce, qualcuno rimaneva col muso così, non capivano neanche come cazzo facevamo a prenderli, neanche noi veramente, però ogni tanto capitava. Ma io anche nel surf ho questo carattere, io gioco, anche se sono concentrato, serio, però sto sempre giocando io. Io una volta che entro in sintonia con le onde, poi gioco. Una volta che ho trovato il feeling giusto è fatta, allora posso anche distrarmi. Anche nel surf, noi quante volte. È troppo bello, poter andare a pesca è veramente bello. Ci vuole la compagnia giusta, è fondamentale. Sì, perché esempio poi un po' con il surf, comunque ne riesco in generale, quando trovi un compagno ideale, poi inizialmente esci sempre con le stesse persone perché magari condividi un pensiero, uno stile di pesca, condividi la voglia di camminare sulla spiaggia, cercare lo spot... invece delle volte con tante persone, uno col fatto dei social, penso che tutti saremmo andati a pesca con un sacco di persone, poi dici con quello ci vai una volta perché non te ci trovi, poi invece conosci qualcuno che avete come a te e ci rifai coppia e rissa. Noi giocavamo con Andrea, è uno che è venuto con noi, Gigi Suri è uno che è venuto con noi, io ho sempre giocato, quando c'era Roberto Padroni e Giulio, minchia, che andavamo con i petardi a pesca, cazzo. Noi ci portavamo i petardi, quelli raudi, quelli grossi. Ogni tanto saltava un picchetto. Devo dire che ricordo di un signore con i baffi che si avvicinava per vedere se stavi facendo bene l'innesco e così ti lasciava il petardo acceso in mezzo ai piedi che te lo faceva esplodere. Questo è vero. Purtroppo sono stato testimone. E vittima di bullismo. Noi giocavamo, noi giocavamo molto. Io sai come mi diverto, Marco, quando a buio d'inverno, no, il vento è avvicinarmi 4-4 alle canne dell'amico, vedi quello è salto sulla sedia, sono stato anch'io vittima di scherzi del genere. A Orosei, a Subarone, c'è praticamente un gradino di risacco, quando c'è mai sarà 2,5 metri,
Quindi tu vai sotto il gradino di risacca, cammini, arrivi sulla postazione dell'altro, mai che ti vede. E questo è uno famoso, è uno che conoscete tutti, non è possibile non conoscerlo, e non è Sandro Melo. Comunque, morale della favola, sotto. E questa cosa che cammini all'epoca. Allora, allungo la mano, gli tengo il picchetto da sotto e lo muovo piano piano. La fila, la pila dall'altra parte. Si rilassa di nuovo. Puff, la pila. Sto fermo. Alla fine, tanto fa che si avvicina alla canna. Si avvicina alla canna, come la toglie del picchetto, saltiamo in piedi noi. Buh! Minchia, ha fatto un salto, non gli è venuto un infarto il giorno. Immaginati, concentrati, in piena notte. Buh! Cazzo, ha fatto un salto, l'ho fatto 30 metri indietro, non lo so manco come abbia fatto. Mica non ci ho salutato per tutta la notte, cazzo. E noi a lacrime. E giocavamo. Ci divertivamo proprio. E questi giochi li si fanno anche noi. Noi ci divertivamo, ma molto, sai. E c'era gente che con noi usciva una volta. La seconda forse era meglio di no. Però una volta toccava uno, una volta toccava l'altro. Beh, ti facevi gli scherzi, ma dovevi anche essere disposto poi a sopportare. Pertanto, prima o poi, girava e toccava a te. Si mettevano d'accordo gli altri ed eri fatto. Quindi dovevi anche essere disposto ad accettare. Però ci divertivamo veramente. Per noi il sabato era una festa. Poi venerdì. Mentre invece i giorni seri, durante la settimana, bello, vento, maestrale, partivamo alle 8 di sera per farci 250 km e poi rientrare a luna. Lì il tempo era poco, allora lì ci impegnavamo al massimo proprio. Però se dovevi fare tutta la notte, e molte volte la situazione non era proprio delle migliori, uff. Partivo a trascorrere la notte a giocare. Cosa vuoi tu? Vai a pesca, non ti porto. Il mio gatto da guardia. Bene, ragazzi. Adesso chiudo la registrazione, eh? Poi possiamo continuare a chiacchierare senza problemi. Intanto vi saluto, blocco la registrazione, ci vediamo giovedì prossimo. Giovedì prossimo c'è anche una sorpresa molto bella, devo